Buonasera. Dunque, le crociate. Come sapete tutti, è un tema piuttosto complesso. Ed è anche un tema che si presta a molti riferimenti attualizzanti, più o meno adeguati. Noi ne parleremo per 3 sere di seguito, il che può sembrare molto. In realtà riusciremo ad abbozzare soltanto alcuni degli aspetti fondamentali dell'argomento. E specialmente questa prima sera, io, prima di entrare nel vivo, penso che sia necessario tracciare alcune coordinate molto generali di ciò che sono state le crociate, in modo che siamo sicuri che stiamo parlando della stessa cosa. Cosa bisogna sapere delle crociate, che tutti abbiamo studiato a scuola naturalmente, e dunque tutti ci ricordiamo che è un evento del Medioevo, che ce ne sono state parecchie, 5, 7, 9, sfido chiunque a ricordarsi esattamente, ma comunque parecchie, numerate, sono eventi sanguinosi, sono eventi che comportano un forte conflitto tra l'Occidente cristiano e il mondo islamico. Sono eventi che la nostra civiltà ha prima celebrato con grandissimo entusiasmo, all'epoca in cui si scrivevano poemi come la Gerusalemme liberata. Poi sono eventi di cui più di recente ci si è vergognati un po', perché si è recuperata anche il senso dell'enorme violenza che le crociate hanno comportato, dell'enorme esplosione di odio per il diverso, dell'enorme esplosione di antisemitismo che compare in Europa per la prima volta proprio durante le crociate. Ecco, adesso non so se il vento stia cambiando, ma è una di quelle domande che è meglio non porsi, non stasera comunque. In ogni caso, si tratta di vicende che fanno parte del nostro patrimonio collettivo di occidentali. Che cosa bisogna aver chiaro per seguire il discorso? Uno, le crociate sono in realtà una forma molto particolare di pellegrinaggio. Questa magari non è una cosa così ovvia. Invece è così, le crociate sono un pellegrinaggio. Noi dobbiamo pensare a un'epoca in cui i nostri antenati, cristiani d'Europa occidentale, davano al pellegrinaggio un'importanza enorme. Vedo il professor Di Freddi che sorride, anche adesso il pellegrinaggio sul Cammino di Santiago era diventato una cosa importante e la radio lo trasmette. Però noi dobbiamo pensare a un'epoca in cui il pellegrinaggio per i cristiani, specialmente il pellegrinaggio in Terra Santa, era sentito quasi come può essere oggi per i musulmani quello alla Mecca, come un momento catartico straordinario, come il momento in cui chi può vive per una volta in prima persona tutti i significati profondi e anche tutti i rischi della sua religione. Dico rischi perché ovviamente appunto un conto era andare a pellegrinaggio al santuario più vicino e un conto era andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, sul Santo Sepolcro. Vivere questa esperienza, che per i cristiani del Medioevo era sentita come una cosa fortissima, di immedesimarsi con Cristo, poter dire: lui è stato qui, io sto calpestando lo stesso terreno che ha calpestato lui. Ma naturalmente Cristo lì ha subito la passione. E allora il pellegrinaggio in Terra Santa, per i cristiani del Medioevo, voleva anche dire assumersi consapevolmente il rischio di fare la stessa fine, per dirla in modo un po' brutale. Sapere che si stava partendo per fare una cosa pericolosa, faticosa, dolorosa, si stava via da casa per anni, c'erano probabilità concrete di non tornarci, di lasciarci la pelle lungo la strada, e tuttavia farlo per immedesimazione con la passione di Cristo, farlo per penitenza, farlo perché si pensava che la vita avesse un senso che andava al di là degli interessi concreti quotidiani e che a volte quel senso bisognava rincorrerlo anche a rischio della vita. O dunque, la crociata è un pellegrinaggio, però è un tipo di pellegrinaggio molto particolare che comincia in un momento specifico. È un pellegrinaggio che ha lo scopo non solo di andare a Gerusalemme a toccare con mano il Santo Sepolcro, ma ha lo scopo di andarci armati, perché si teme che chi possiede Gerusalemme magari non ci lascerà venire o comunque ci darà dei fastidi, andarci armati, aprire la strada in modo che tutti i pellegrini cristiani in futuro ci possano andare senza pericolo e impadronirsi di Gerusalemme in modo che Gerusalemme sia in mani cristiane. La premessa, naturalmente, ci sono alcune coordinate geografiche e cronologiche, no, che dobbiamo dare per capirci. La premessa è che Gerusalemme è stata in mani cristiane per secoli sotto l'impero bizantino, poi sono arrivati gli arabi con la grande espansione dell'Islam dopo Maometto e hanno conquistato fra l'altro la Terra Santa. Uno potrebbe pensare che in quel momento i cristiani abbiano pensato alla crociata come necessità per riprendere il controllo dei luoghi santi, che erano così importanti nella loro prospettiva mentale. In realtà non è così. Per molti secoli l'Occidente cristiano non ha né le forze e neanche la voglia di intraprendere una riconquista armata.
i rapporti con i musulmani che governano in Terra Santa, che governano Gerusalemme, sono in genere discreti. Carlo Magno si scambia ambasciatori con il califfo Harun al-Rashid, facendo delle convenzioni per essere sicuro che i pellegrini cristiani possano andare liberamente, che non vengano troppo, che non paghino troppi pedaggi e così via. Invece a un certo momento, ed è davvero un momento cruciale nella storia dell'Occidente, per vari motivi che proviamo anche a dire poi, i cristiani decidono che è necessario qualcos'altro, che è necessario uno sforzo, di nuovo uno sforzo penoso, faticoso, sulla via di Cristo, imitando la passione di Cristo, mettendosi in gioco interamente, per fare in modo che finisca questo scandalo, come lo vedono loro, e che Gerusalemme sia di nuovo in mani cristiane. Questa cosa ha una data molto precisa. Nell'anno 1095, un papa, Urbano II, decide di lanciare questo progetto. Con tutta l'autorità morale del papato, invita i cristiani, i cattolici, ad andare in Terra Santa, ad andarci in tanti, ad andarci armati, a prendere possesso dei luoghi santi. Qui cominciano le crociate. Quindi le crociate sono la vicenda di quei cristiani che hanno accettato l'appello del Papa, che hanno sentito, e la loro mentalità funzionava così, hanno sentito con enorme forza il fascino di questo appello, si sono messi in gioco, facendo cose che con i nostri valori di oggi ci sembrano assai discutibili e che invece a loro sembravano sacrosante, sono andati e hanno conquistato Gerusalemme. E questa è la prima crociata, poi ce ne tante altre, come mai? Ma perché? Ovviamente i musulmani non sono rimasti inerti di fronte al fatto che un'orda di barbari venuti da chissà dove, per di più pagani miscredenti, era venuta a conquistare in terra islamica una delle città sante dell'Islam, cioè Gerusalemme. Ovviamente i musulmani hanno sentito come un'enorme offesa, un'offesa a loro e un'offesa a Dio, il fatto che i miscredenti dell'Occidente fossero venuti a impadronirsi di Gerusalemme, del sepolcro di Cristo, che anche per i musulmani naturalmente è un grande profeta venerato, e quindi i musulmani si sono immediatamente attrezzati per riconquistare Gerusalemme. Per questo molte crociate, perché i musulmani lentamente riconquistano i territori presi dai crociati, i crociati continuano a alimentare dall'Europa con nuove spedizioni la difesa di questi territori, e ci vogliono due secoli perché poi finalmente i musulmani prevalgano e riescano a buttare a mare gli ultimi crociati. Quali altri parametri sono necessari perché ci capiamo quando proviamo ad andare poi un po' più in profondità a raccontare alcuni aspetti delle crociate? Io direi questo. Per molto tempo gli storici hanno detto, beh sì, si capisce, la propaganda diceva si tratta di andare a conquistare i luoghi santi, la passione, il sepolcro di Cristo, ma in realtà sotto c'erano profonde motivazioni politiche, economiche, desiderio di conquista, necessità di sfogare la ricchezza anche demografica di un'Europa che stava crescendo, che era piena di giovani. Allora era l'Europa che era piena di giovani e li mandava verso il Maghreb, verso il Nord Africa e verso il Medio Oriente. Ecco, è tutto vero, però diciamo che forse noi oggi siamo anche un po' più attrezzati rispetto a quello che erano gli storici dell'Ottocento, per esempio, per capire che forse un popolo, un'intera cultura, può davvero decidere che il possesso di una città santa è una cosa fondamentale per cui vale la pena di rischiare la vita. Anche oggi, per il possesso di Gerusalemme, ci sono popoli che si combattono e per carità anche lì ci sono motivazioni economiche, politiche, però la sensazione ce l'abbiamo tutti che c'è anche una motivazione religiosa abbastanza forte per spingere la gente a rischiare la vita e a uccidere. Ecco, allora erano anche i cristiani che vedevano le cose in questi termini. Dopodiché è vero che le crociate avvengono in un momento in cui l'Europa sta crescendo, ha delle forze da spendere, ha della gente da mandare fuori, perché in casa ormai le eredità, a forza di dividerle, si sono rimpicciolite, e quando un cavaliere ha un figlio solo va tutto bene, l'eredità la prende il figlio, ma quando ne ha 3, 4, 5, qualcuno deve andare a cercare fortuna in giro. E infatti la prima crociata si traduce anche con un'immensa conquista territoriale. Io mi sono sempre tenuto sulle generiche, la Terra Santa, Gerusalemme, i luoghi santi. I crociati che conquistano Gerusalemme nel 1099 e ci sono andati a piedi, passando attraverso i Balcani e l'Asia Minore, app-
appena si sono trovati fuori dall'impero bizantino cristiano e in terra islamica, hanno cominciato non solo ad attraversare, ma a conquistare e occupare stabilmente i territori che attraversavano. Quindi i crociati hanno messo in piedi un regno che hanno chiamato Regno di Gerusalemme. Certo, perché aveva una prospettiva comunque che si legittimava nella dimensione ultraterrena, dove Gerusalemme era quello che contava. Però questo regno, se uno lo guarda sulle cartine di oggi, equivale grosso modo a buona parte della Siria, Giordania, Israele, Palestina, Libano. È un territorio, presto anche Cipro ci aggiungono, è un territorio di notevolissima ampiezza. Tanto che oggi gli storici non si fanno tanto scrupolo di dire in fondo quello è il primo esperimento coloniale europeo. È la prima volta che gli europei provano a conquistare un territorio fuori dall'Europa occidentale e a impiantarci una loro aristocrazia di padroni che comandano e governano. Dunque questa dimensione c'è. E una delle sfide di queste tre lezioni sarà anche proprio questa, di provare a mantenerci in equilibrio fra queste due dimensioni. Di provare a immaginare questa gente che da un lato ci credeva sul serio metteva in gioco la pelle per uno scopo che considerava gradito al suo Dio e pensava di star seguendo le tracce di Cristo, rischiando la vita e subendo eventualmente il martirio, e che però al tempo stesso sapeva anche benissimo che quella era una straordinaria occasione di conquista, di arricchimento, una straordinaria occasione per partire da casa e andare a occupare una posizione più alta nel nuovo mondo conquistato, nell'oltremare, come lo chiamavano. Ecco, la compresenza dell'entusiasmo religioso, che per molti di noi oggi può essere magari difficile da comprendere in quella dimensione, e che però c'era, saremmo dei cattivi storici se ci immaginassimo che loro non ce l'avevano questo, ecco, ce l'avevano, e come? La compresenza di questo, con l'avidità sfrenata, il desiderio di conquista più spudorato, è una delle cose che sono difficili da accettare e che invece io cercherò in qualche modo di far vedere con degli esempi. La crociata per parecchio tempo, per parecchie generazioni, è una cosa ben fissa nella testa della gente. Gli occidentali per più di un secolo sono disposti senza discutere a mettere in ballo risorse, potenza militare, denaro, vite, tutti, dal re, dall'imperatore fino all'ultimo dei contadini, per questo scopo collettivo che tutti sentono come uno scopo collettivo, difendere i luoghi santi. E la crociata in questo senso è una cosa onnipervasiva, non sono solo le grandi spedizioni che noi numeriamo, quelle dove partono i re, gli imperatori, la seconda, la terza, la quarta, ma in realtà la gente parte continuamente. Chiunque può decidere di partire e andare a dare una mano in Terra Santa a quelli che la stanno difendendo. Chiunque può decidere, questo è già un po' più comodo, però anche questo costa, di lasciare per testamento dei soldi per pagare dei combattenti che vadano in Terra Santa. È un ideale condiviso e largamente praticato. Poi col tempo, pian piano, ci accorgiamo che la gente a questo ideale comincia a pensarci un po' meno, per tanti motivi. Beh, uno è che le cose stanno andando malissimo comunque, perché la riconquista musulmana in realtà procede e nonostante gli enormi sforzi dell'Occidente viene solo ritardata progressivamente, però le cose vanno male. Ma questo forse non basterebbe. Un altro motivo è che la crociata è diventata un'istituzione che a volte le autorità gestiscono con disinvoltura. Ecco, questo è ancora un parametro che dovevo ricordarvi di darvi, facciamo adesso. Per parlare di crociata, dobbiamo aver presente che la crociata diventa quasi subito, dopo la prima, quando si capisce che ce ne vorranno altre, diventa anche un'istituzione giuridica dell'Occidente. Mi spiego cosa vuol dire questo. Vuol dire che una spedizione è una crociata quando l'unica autorità morale che tutti i cristiani d'Occidente riconoscono in quei secoli e che li accomuna tutti, quella del Papa, che può essere criticato come singola persona, con cui si può non andare d'accordo, ma che però in quanto Papa è un'autorità morale riconosciuta da tutti, ecco, si ha la crociata quando il Papa dice che una spedizione è una crociata, che tutti quelli che partiranno d'ora in poi, nei prossimi mesi, sono ufficialmente crociati. Ed essere ufficialmente crociati diventa uno statuto giuridico, nel senso che la Chiesa mette in ballo la sua autorità per ottenere che tutti i poteri, tutti i re, i comuni, i principi, riconoscano dei privilegi a chi parte.
piccoli privilegi, per carità, privilegi necessari. Se parti, il pagamento dei tuoi debiti è dilazionato. Non verranno a confiscarti le mandria o la casa mentre sei via. Se muori, c'è una tutela giuridica speciale sul tuo testamento, dovunque tu muoia, per essere sicuri che la tua famiglia è garantita. Privilegi sufficienti per far sì che essere crociato sia appunto uno status giuridico. E la crociata, in questo senso, dicevo, una istituzione. Ma perché vi dicevo che questa cosa, in realtà alla lunga, è uno dei motivi per cui l'entusiasmo di molta gente comincia a diminuire? Perché quello che succede è che la crociata, l'abbiamo detto, può essere proclamata solo dal Papa. E il Papa è una grande autorità morale che ha in questi secoli uno scopo ben preciso, cioè quello di imporsi come arbitro della politica europea, di convincere tutti i sovrani, tutti gli stati ad accettare il suo primato. Il periodo delle crociate, da fine XI secolo, 1099 la conquista di Gerusalemme, fino alla fine del 200, è anche il periodo in cui i papi seriamente stanno provando, è l'unico periodo nella storia d'Europa finora in cui i papi seriamente siano stati abbastanza riconosciuti come un'autorità a cui anche i re e gli imperatori, sia pure un po' malvolentieri, erano disposti a ubbidire in molte cose. Allora, qualche papa, i papi però hanno sempre anche degli avversari. Pensate ai lunghi conflitti fra il papato e l'impero, che sono tipici del Medioevo. Ecco, a un certo punto qualche papa non resiste alla tentazione. Abbiamo dei nemici interni. Abbiamo l'imperatore Federico II, che è un malvagio ghibellino senza Dio, protegge gli eretici, e i buoni cristiani vanno a farsi ammazzare in Terra Santa combattendo contro gli infedeli. Ma se li abbiamo in casa, i malvagi, perché non potremmo proclamare la crociata anche contro di loro? Si può immaginare che ne abbiano discusso papi, cardinali, ma non hanno discusso molto. Hanno quasi subito deciso che sì, si poteva fare. Perché no? Un imperatore nemico del Papa, oppure una banda di eretici in Provenza o in Lombardia, erano altrettanto nemici di Dio, dei musulmani laggiù, oltremare. E quindi i papi cominciano a proclamare crociate contro i loro nemici interni. A questo punto capite cosa vuol dire? È una cosa molto concreta. Chi va ha diritto a certi privilegi, ma anche a certi finanziamenti, si intende, perché il discorso delle crociate costano. Anche nel Medioevo ci vogliono i soldi per fare la guerra. Ogni crociata vuol dire complicati negoziati fra la Chiesa e il re per decidere quanto mettete voi. Il Regno di Francia può mettere tanto, però i vescovi contribuiscono. Ah no, i vescovi non contribuiscono. Sì, devono contribuire, e il Papa li convincerà a contribuire. Allora, se c'è questo discorso sotto, anche le crociate contro l'imperatore ghibellino o contro gli eretici catari della lingua d'oca vengono gestite, finanziate in questo modo, e molti partono pensando che c'è molto da guadagnare, anche lì ci sarà da far bottino, e Dio per di più è contento e si salva l'anima. Però la gente di allora non era né più ingenua né meno ingenua di noi oggi. Anche allora c'è qualcuno che comincia a dire: sì, comodo però per il Papa proclamare la crociata ogni volta che gli fa comodo. Un conto è la crociata per andare a vivere in Terra Santa la passione di Cristo, un conto è andare a massacrare questi poveracci di eretici che non siamo neanche ben sicuri di chi siano, oppure combattere l'imperatore che, dice il Papa, è un nemico della fede, ma guarda caso l'imperatore invece sostiene di essere lui il vero leader della cristianità. Non la faccio lunga. Questo è certamente uno dei motivi per cui l'entusiasmo per le crociate complessivamente comincia a diminuire. E poi ce n'è anche altri, molto rapidamente. Succede che a un certo punto arriva uno dall'Italia e va in Terra Santa e attraversa gli accampamenti dei crociati, e anziché fermarsi lì e dire sono qua, ditemi quando c'è da menare le mani, va un po' più in là, entra nell'accampamento dei musulmani, chiede del sultano e dice: io sono venuto qua per discutere col sultano, si chiamava San Francesco. Era uno molto discusso a suo tempo, finché era vivo, poi dopo morto l'hanno canonizzato. Finché era vivo dava molto fastidio. Una delle cose che ha fatto, che ha dato più fastidio, è stato di andare in Terra Santa e poi una volta lì dire: guardate che non si deve combattere questa gente, discutiamoci. Un altro indizio di un cambiamento di atteggiamento è appunto l'imperatore Federico II, non per niente il Papa si è seccato con lui, il quale a un certo punto accetta di fare la crociata. Va bene, sono un imperatore, un sovrano cristiano, devo fare questa cosa, è un dovere, la faccio, vado. E una volta arrivato in Terra Santa va dal sultano e gli dice: ma non potremmo metterci d'accordo? Quanto costa recuperare Gerusalemme? E per un momento ci sta anche riuscendo, salvo che appunto
ci sono forze potenti, come potete immaginare, che non trovano giusto risolvere la cosa in questo modo, sia da una parte sia dall'altra. Ecco, ho tratteggiato, perdendo già un sacco di tempo, un insieme di aspetti che ci fanno capire cos'è stata la crociata e perché l'ideale della crociata è tramontato a un certo punto, d'accordo? A fine 200, quando intanto i musulmani hanno finito la riconquista e buttato a mare le ultime retroguardie cristiane, in Europa l'entusiasmo non è più quello di una volta. E dunque il fenomeno crociato, nella prospettiva in cui lo conosciamo nel Medioevo, tramonta, si conclude. Ora, noi in queste tre serate esamineremo diversi aspetti del fenomeno crociato in modo un po' più dettagliato. Parleremo di come i cristiani hanno cominciato a un certo punto a pensare che la guerra possa essere santa, quando invece i primi cristiani avevano idee del tutto diverse su questo, e parleremo di come in questa prospettiva anche il mondo musulmano ha riscoperto quelle idee della jihad che ci sono, sì, nel Corano, ma che per molto tempo erano state abbastanza dimenticate, che invece proprio con le crociate riacquistano circolazione. Parleremo anche di come le crociate sono una straordinaria occasione per noi che studiamo quel periodo di vedere i nostri antenati con gli occhi degli altri, perché le crociate sono la prima occasione in cui in folla gli occidentali vanno fuori, incontrano i bizantini, incontrano gli arabi, i turchi, i musulmani, e tutta questa gente osserva con una certa costernazione, devo dire, in genere, gli occidentali, e li descrive e scrive libri e lettere e trattati per raccontare chi sono questi stranissimi barbari. E per noi ovviamente è una bella occasione vedere con gli occhi degli altri il nostro mondo, la nostra società medievale. Questo domani e dopodomani. Io questa sera però vorrei provare a fare ancora invece una cosa un po' diversa. Io vorrei provare adesso a calarmi, come dire, le cautele le ho avanzate tutte. Adesso vorrei provare per un attimo a calarmi invece nella mentalità di quegli occidentali del Medioevo che la crociata la apprezzavano in blocco, senza discussione, e vedere come mai, in che modo, in modi diversi, alcuni grandi personaggi della nostra storia sono diventati grandi personaggi proprio attraverso la partecipazione alle crociate. In altre parole, vorrei fermarmi sul fatto che il giudizio sulle crociate cambia nel tempo, però la grande maggioranza di noi ha sentito parlare di Goffredo di Buglione, ha sentito parlare di Riccardo Cuor di Leone, ecco. E come mai? Perché sono andati alle crociate, ma chi erano costoro esattamente? E come mai sono diventati dei modelli, degli esempi, dei personaggi che per generazioni sono stati ricordati? Su Goffredo di Buglione devo dirò pochissimo. Goffredo di Buglione è uno dei leader della prima crociata. Della prima crociata forse potremmo dire ancora questo che non abbiamo finora detto. Il Papa Urbano II la lancia in un momento in cui sta puntando decisamente a essere lui, il Papa, il leader dell'Occidente. Questo anche perché quello è il momento, intorno al 1000, i secoli a cavallo dell'anno 1000, è il momento in cui in Occidente lo Stato invece è più debole. I re ci sono, ma sono debolissimi. Il potere è tutto gestito dai signori locali nei loro castelli, oppure da principi che possiedono magari tanti castelli in una certa zona. Ecco, se fossimo qui 1000 anni fa ci sarebbero i Malaspina, va bene, ci sono i Malaspina, comandano in Lunigiana e fin verso Genova, d'accordo, principi regionali, certo non re. Ecco, in quell'epoca il potere è gestito tutto a quel livello. C'era un sovrano più potente degli altri, l'imperatore, è appena uscito da quel capitolo di storia che tutti ricordiamo, che l'ha un po' traumatizzato, della lotta per le investiture. Ricordate Enrico IV a Canossa, a piedi scalzi, ecco. Dopo un trauma come quello del conflitto col papato, anche l'imperatore è debolissimo. Perché vi dico questo? Per un solo motivo. La prima crociata è l'unica a cui non partecipa nessun re, e neanche l'imperatore, perché sono ridotti molto male in quel momento. Non per niente il Papa sceglie proprio quel momento per venire fuori e organizzare lui una grande impresa collettiva di tutta l'Europa cristiana. I re non sono più dei concorrenti, c'è il Papa e ci sono i principi locali che comandano a livello regionale, e sono questi che partono: il conte di Tolosa, Boemondo d'Altavilla il normanno che possedeva un pezzo d'Italia meridionale, altri, molti conti, duchi francesi che possiedono ciascuno una regione, magari la Borgogna, magari la Normandia. Ecco, uno di questi è Goffredo di Buglione, della famiglia dei duchi di Lorena.
uno fra i tanti. Di questi tanti noi non sappiamo quasi niente. Non abbiamo, per quell'epoca non abbiamo ancora, che ne so, lettere private, per esempio, di un re. Non abbiamo testimonianze un po' libere di qualcuno che ce li descriva anche nel privato, come avremo più tardi, eh. Io poi vi parlerò di Luigi Nono il Santo, per esempio. Luigi Nono il Santo, abbiamo dei racconti di amici suoi intimi che ci raccontano i dettagli più personali, ma è passato del tempo. Nell'undicesimo secolo, quando parte la prima crociata, roba del genere non c'è. È un'Europa molto arretrata ancora, quella. E lo vediamo proprio dalle fonti che ci lascia. Goffredo di Buglione, come tutti gli altri, chi fosse in cuor suo non lo sappiamo. Sappiamo che è diventato famoso perché fra i tanti che sono partiti è quello che poi alla fine, quando hanno conquistato Gerusalemme, erano 3 anni che erano lontani da casa e avevano già rischiato la pelle tutti quanti parecchie volte, e adesso ce l'avevano fatta, avevano conquistato Gerusalemme, cavalcato con i loro cavalli nelle strade della città e nella moschea con il sangue che arrivava fino alle ginocchia dei cavalli, e adesso si trovavano ad aver conquistato questo immenso paese, immenso dal loro punto di vista, piuttosto grande effettivamente, dalla Turchia fino all'Egitto. E cosa ne facciamo di questo paese? Torniamo a casa adesso, ma nemmeno per idea. Restiamo qua a governarlo, questo nuovo regno che abbiamo conquistato per Dio e per Cristo. Come lo organizziamo? Vi ho appena detto che i re non contavano niente. Chi comandava erano i principi. Proprio per quello decidono di fare un re. In questo modo tutti i capi potranno continuare ciascuno a comandare un pezzo del territorio, ma ci sarà un primus inter pares che conterà molto poco, che però avrà quella sacralità che i re hanno, perché il re è una figura consacrata. Noi non sappiamo niente di come l'hanno scelto, possiamo solo immaginare le discussioni. Non sappiamo se hanno scelto il più coraggioso, che è la versione ufficiale, o quello che dava meno fastidio di tutti, o quello che stava già un po' male di salute e infatti poi è morto quasi subito. Non ne sappiamo niente. Però scelgono Goffredo di Buglione, che quindi è il primo re di Gerusalemme. L'anno dopo muore. Basta evidentemente. È il primo re di Gerusalemme. Poi vabbè, il Tasso qualche secolo dopo dà una mano per costruire evidentemente un mito che rimane radicato nel nostro immaginario. Però Goffredo di Buglione è questo. Io con tutta la buona volontà di più non vi potrei dire. È un po' poco, come vedete. Vi vorrei parlare un po' più a lungo di un altro esempio invece di eroe che attraversa il periodo che emerge dal periodo delle crociate. Ho citato prima Riccardo Cuor di Leone, lo lascerei per dopo. Vorrei fermarmi di più su un altro re che magari è un pochino meno conosciuto, però anche lui lo abbiamo sentito, Luigi IX di Francia, Luigi il Santo, San Luigi dei francesi, il re santo del 200 francese. Luigi IX è un personaggio straordinario che incarna in pieno l'ideale della crociata in un momento in cui intorno a lui c'è già qualcuno che comincia a non crederci più tanto. È il personaggio non di uno che non ha niente da perdere, ma di uno che ha un regno da perdere e decide di metterlo in gioco per andare a Gerusalemme. Ed è, grande fortuna per chi fa il mio mestiere, il protagonista di molti racconti, narrazioni storiche. È un personaggio che ha lasciato un grande impatto su chi l'ha conosciuto. Si sapeva benissimo che era un santo. A volte faceva un po' perdere la pazienza proprio per questo, ma era uno diverso dagli altri. Chi l'ha conosciuto si è messo subito a scrivere. Io l'ho conosciuto, è successo questo e quest'altro, l'ho visto seduto per terra che rendeva giustizia, gli ho parlato, gli ho raccontato questa cosa e lui si è messo a ridere. Abbiamo molti scritti di questo tipo su Luigi il Santo che ci permettono di costruire l'immagine di quello che è stato considerato da tutti i suoi contemporanei l'esempio massimo di eroe della crociata. Chi era Luigi? Luigi è uno che vive la crociata molto chiaramente nel senso di un pellegrinaggio penitenziale. Bisogna andare a conquistare Gerusalemme, è un obbligo, bisogna farlo, e più soffriamo, più rischiamo la vita nel farlo, anche se non vorremmo, perché non è un matto che sia disposto a farsi ammazzare per il martirio, tutt'altro. In una situazione pericolosa in Terra Santa uno va a dirgli: ma forse faremmo meglio a metterci al sicuro, non siamo mica venuti qua per farci ammazzare tutti. E lui, Luigi, lo guarda e gli fa: guarda che non c'è nessuno che ama la vita più di me, però per un re cristiano è un dovere. Sia chiaro, io sto cercando di esprimere il pathos con cui loro vivevano queste cose, noi poi possiamo dire atteggiamenti molto lontani dai nostri, però di cui credo dobbiamo condividere con i nostri antenati il senso che si trattava di cose grosse, importanti per loro.
Luigi dunque è uno che vive la crociata come un momento di sofferenza, di umiliazione, di penitenza. È uno che quando decide di andare a liberare la Terra Santa, da un lato deve mettere in piedi un grande meccanismo militare, finanziario, trovare risorse, svuota il tesoro dello Stato, recluta cavalieri, trova le navi, costruisce un porto apposta, Aigues-Mortes, sulla costa della Francia meridionale. Però al tempo stesso va poi a imbarcarsi, attraversando il suo regno di Francia, a piedi, spesso facendo scalzo il tratto da una chiesa a un santuario, e comunque a piedi, vestito da pellegrino, col bastone, la bisaccia, niente abiti sontuosi, eccetera. E la gente è lì che lo guarda stupefatta, perché appunto, come vi dicevo, ormai c'è già qualcuno che non ci crede più così tanto, e vedere un re che invece ci crede fino a questo punto, ecco, convince tutti che è un santo. È lì che cominciano tutti a dire: non è mica una persona normale quello lì. C'è un racconto di un frate italiano che si chiama Salimbene, da Parma, cronista molto divertente di allora, un francescano, che era in Francia in un convento a Sens, dove si teneva il capitolo generale dell'ordine francescano, e il re passa di lì durante il suo viaggio per andare a imbarcarsi per la crociata. E Salimbene racconta: si sapeva che doveva arrivare il tale mattino, voleva parlare ai frati, quindi tutti gli sono andati incontro. Su questo non c'entra con la crociata, ma diciamolo lo stesso. Salimbene dice: c'era un frate particolarmente importante nel convento, frate Eudes Rigaud, che era anche arcivescovo di Rouen, e quindi lui, per andare incontro al re, voleva andare con tutti i suoi paramenti di arcivescovo, e quindi la mitria e il pastorale, e ha perso tempo a prepararsi. Quando è stato pronto erano già tutti usciti, e allora io l'ho visto che si precipitava fuori con la mitria e il pastorale, gridando: dov'è il re? Dov'è il re? E tutti gli altri, perché erano già tutti sulla strada che guardavano dove stava arrivando il re, e l'hanno visto arrivare a piedi col bastone da pellegrino, che poi dice: vi voglio parlare. Lo fanno entrare nella chiesa, che ha un pavimento di terra battuta ancora, gli vogliono portare delle panche, e lui dice: ma no, ci sediamo per terra. E si siede per terra e parla ai frati, e gli dice che ha bisogno del loro aiuto. E lì i più smaliziati cominciano a preoccuparsi, perché quando il re chiede alla chiesa un aiuto, spesso bisogna mettere mano al tesoro, e invece il re dice subito: no, io vado solo a mie spese, sto spendendo soltanto del mio, l'aiuto che mi serve sono le vostre preghiere. E dice Salimbene, che era presente, italiano: i frati francesi piangevano tutti. Luigi è uno che ha fatto voto di andare in crociata, ci è andato due volte, la seconda volta, la prima volta ha rischiato di lasciarci la pelle e c'è morta un'infinità di gente. La seconda volta ci ha lasciato la pelle sul serio. La prima volta era ancora giovane, ha fatto voto di andare in crociata perché era stato molto malato, e durante la malattia aveva avuto delle visioni, e quando si riprende dalla malattia dice: io ho fatto voto di andare, di prendere la croce e di andare a liberare il sepolcro. Nel frattempo i musulmani l'hanno già riconquistato, il Santo Sepolcro, quindi si tratta di nuovo di liberarlo. Ho fatto questo voto, e dice, com'è che dice? Una frase molto bella, dice: il mio spirito, sta pensando alle visioni che ha avuto, al delirio, è stato in punto di morte, il mio spirito è stato a lungo al di là del mare, e ora questo mio corpo se ne andrà laggiù. Dopodiché sua madre e il vescovo di Parigi cercano di convincerlo che, siccome l'ha fatto nel delirio, il voto non è buono e non c'è bisogno che vada. E lui, che si è già fatto cucire sull'abito la croce, che era il simbolo dei crociati, si chiamano così perché si fanno cucire sull'abito la croce, lui si strappa dal vestito la croce, la dà al vescovo e gli dice: adesso ridammela, che voglio che tutti vedano che sono sano di mente nel momento in cui la prendo. Va, non va in Terra Santa, va in Egitto, perché hanno fatto il calcolo strategico che, conquistando l'Egitto, si riesce a interrompere i collegamenti interni al mondo musulmano, e dopo Gerusalemme cadrà da sola. E in realtà in Egitto sbarcano, hanno però delle grandissime difficoltà, alla fine vengono sbaragliati, molti morti, il re viene catturato, deve pagare un grosso riscatto. Dopo, quando i musulmani liberano i prigionieri, bisogna tornare indietro, è complicatissimo, ci vogliono anni, è un'esperienza tragica, tra malattie, epidemie, il re la vive in pieno con tutto il suo corpo, c'è la dissenteria nell'accampamento, il re soffre di dissenteria come tutti gli altri, sviene spesso, ha una dissenteria tale che, dice il cronista, a un certo punto hanno dovuto tagliargli il fondo delle braghe per facilitare le cose.
e gli dicono: ma vai su una delle galere, vai sulle navi dove puoi essere al sicuro almeno. E lui dice: no, il mio popolo è qui, sono qui, stanno morendo qui, resto qui anch'io. Per capire il tipo sempre. A un certo punto ci sono dei cadaveri insepolti di cristiani che sono stati uccisi in combattimento, nessuno li ha seppelliti. Il re va e dice: li seppellisco io. Chiama i suoi amici e dice: andiamo a seppellire quei martiri, loro hanno sofferto la morte, noi possiamo anche sopportare il fastidio di seppellire i loro corpi, e non abbiate ripugnanza per questi corpi perché sono martiri in paradiso. Un santo, infatti tutti intorno a lui sono sbalorditi. Sia ben chiaro, non sto descrivendo il comportamento normale di tutti i crociati, sto descrivendo un comportamento che incarna in pieno gli ideali crociati, ma che i suoi stessi contemporanei giudicano qualcosa di abbastanza sbalorditivo. E però è un uomo complicato, complicato, con sfumature. A un certo punto nell'accampamento passano dei pellegrini armeni, cristiani d'Oriente, che stanno andando a Gerusalemme. Ci stanno andando con un salvacondotto del sultano, il quale, se la gente arriva pacifica, la lascia andare a Gerusalemme. Sono solo quelli che arrivano armati che vengono combattuti e in genere sconfitti. Aperta parentesi, anche a Luigi IX il sultano ha offerto, dopo averlo sconfitto, di andare con un salvacondotto in pellegrinaggio a Gerusalemme. Ci tengono tanto, lo facciamo andare. E Luigi IX ci terrebbe davvero tanto, e si tormenta, e poi alla fine decide di non andare, perché dice: se io, che sono il re di Francia, accetto un salvacondotto per andare a Gerusalemme e non la conquisto, vado solo a vedere, poi torno, chi altri andrà mai a cercare di conquistarla? Tutti penseranno che se basta quello che ho fatto io, lo faranno anche loro. E non ci va, perché lui la vuole conquistare, perché questa specie di frate, da tanti punti di vista, sembra San Francesco in molte cose: il martirio, i cadaveri, stare in mezzo alla gente che soffre. Però a noi può sembrare una contraddizione, non lo è, perché è un crociato. I biografi lo descrivono anche al momento dello sbarco, quando finalmente sono arrivati davanti alle spiagge e i battelli da sbarco si sono aperti, i cavalieri hanno cominciato a scendere, a sguazzare nell'acqua, a prendere possesso della spiaggia, e Luigi era in mezzo a loro, a cavallo, in armatura, con un elmo d'oro, il più bel cavaliere che abbia mai visto, dice uno dei cronisti. E siccome ci sono alcuni arabi che controllano la scena da lontano, Luigi non resiste, scende giù a cavallo e da solo sprona con la lancia in resta contro questi. Lo trattengono a fatica perché lui è il re. Quindi, come vedete, un crociato è sempre due cose insieme: uno che sta comportandosi con un atteggiamento quasi da frate francescano da un certo punto di vista, e dall'altro un guerriero che è andato lì per menare le mani. Ma vi dicevo che c'è anche, appunto, ci sono aspetti che ci lasciano ancora più stupiti: l'autoironia sua e di quelli intorno a lui. Uno dei biografi di cui vi parlavo è uno che l'ha conosciuto bene, un grosso nobile francese che ha avuto incarichi ai suoi ordini, ha scritto un grosso libro con tutti gli aneddoti che ha potuto ricordarsi della vita di San Luigi. Si chiama Joinville questo signore, e Joinville dice: sì, durante la crociata a un certo punto nell'accampamento sono passati questi pellegrini che vi dicevo, armeni che andavano a Gerusalemme, cristiani d'Oriente, e questi cristiani d'Oriente sapevano che il capo dei crociati europei era un grande santo, un re santo, lo sapevano, e si sono fatti indicare la tenda e sono andati tutti lì, e davanti alla tenda c'era Joinville. E loro gli chiedono di vedere il re santo. E Joinville, che il re lo vede tutti i giorni, lo conosce benissimo, conosce tutti i suoi difetti, le sue debolezze, sa che è un santo, lo ammira enormemente, però ci discute anche, ci litiga anche più di una volta. Ecco, Joinville entra e fa al re: sire, lì fuori c'è una folla di gente che dicono che vogliono vedere il re santo, ma io non ho mica ancora voglia di baciare le vostre ossa. Cosa vuol dire baciare le vostre ossa? Immaginate la loro logica: il culto delle reliquie, che per loro è una cosa ovvia. Il santo, com'è che uno incontra, in che forma uno incontra i santi? Perché nelle chiese ci sono le reliquie, le ossa spesso dei santi, e si baciano, ci si inginocchia e si baciano le reliquie. Questa frase, che a noi non dice quasi niente, non ho ancora voglia di baciare le vostre ossa, per loro dice tutto. Sarai anche un santo, magari sì, ma intanto sei vivo, e speriamo che quel giorno sia il più lontano possibile. E poi c'è anche comunque quella misura di dubbio, diciamo, voglio dire, i santi vivi, ma i santi sono morti da tanto tempo di solito. E il re, dice Joinville, si mise a ridere fragorosamente. Era il primo che non aveva voglia di andare in giro dicendo io sono il santo e farsi adorare come santo.
Dopodiché, quando muore, durante la sua seconda e ultima crociata, dove molti non hanno più voluto accompagnarlo, perché intanto sono passati ancora altri anni, ormai siamo nel 1270, l'ideale crociato davvero ormai non attira più molta gente, molti che sono andati con lui la prima volta e hanno visto com'è finita, non hanno più voglia di accompagnarlo, anzi quando fa sapere che vuole partire nel Regno di Francia si diffonde una certa costernazione all'idea. Lui parte lo stesso, va, lo stesso Joinville non ci va, poi lo scrive nel libro: sì, sono un po' pentito, avrei dovuto andare, ma come si fa, insomma, quello era un santo, lui c'è andato, si ammala, delirio, morte. Prima di morire, nel delirio, dice: dobbiamo mandare dei predicatori per convertirli, conosco dei predicatori così bravi, dobbiamo mandare quelli per convertirli. E uno non sa se sta soltanto delirando o se forse l'esempio di San Francesco, che ormai è passato tanto tempo, comincia a funzionare anche a quel livello. Ecco, qui siamo veramente alla fine dell'ideale crociato, nel senso che è stato quello vero, un ideale cioè che riusciva a unire questo enorme spirito di sacrificio, il fascino enorme che loro provavano per chi andava, insieme con nostro sconcerto, ovviamente, perché i nostri valori sono ben diversi, insieme con l'idea ben ferma che si va armati a massacrare, a conquistare, a sottomettere, a sbaragliare. Ecco, Luigi IX, che sul letto di morte dice: conosco dei predicatori bravissimi, è veramente in qualche modo l'icona dell'ideale crociato che sta davvero finendo. E Riccardo Cuor di Leone, allora? E Riccardo Cuor di Leone, che è noto, credo, ancora più di Luigi il Santo a tutti noi, in parte è colpa di Walter Scott, suppongo, e poi dopo di tutta la saga di Robin Hood, fino ai cartoni animati di Walt Disney, Riccardo Cuor di Leone, che ovviamente fa pandan con il cattivo re Giovanni, Giovanni senza terra, queste sono figure che abbiamo in mente un po' tutti. Riccardo Cuor di Leone è un eroe coraggioso, mentre Giovanni senza terra, suo fratello, lo sappiamo, è invece un cattivo vigliacco. E Riccardo Cuor di Leone è così famoso ed è stato poi scelto da Walter Scott come eroe dei suoi romanzi perché è stato uno dei protagonisti delle crociate, prima di Luigi IX, terza crociata, fine XII secolo, una delle più grandi, più impegnative. In questa terza crociata Riccardo Cuor di Leone va in un momento in cui le sorti del regno di Gerusalemme sono al livello più basso, sta andando tutto veramente molto male. Il Saladino ha riconquistato Gerusalemme, ormai restano solo più brandelli di regno da difendere, qualche porto, si fa una grande crociata, Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, parte, e in quella crociata è l'unico che si dimostra capace di tenere testa sul campo al Saladino, è l'unico comandante crociato che in campo aperto una volta sconfigge Saladino in battaglia, dopo che molti erano stati sconfitti, assedia città, le conquista, sparge il terrore, si fa vedere da tutti in battaglia, non come Luigi il Santo che si faceva prendere dall'entusiasmo, però poi combatterà come tutto poco perché è stato sconfitto subito. Riccardo Cuor di Leone vince, continua a vincere, combatte, è sempre in mezzo ai cavalieri, lui personalmente con la spada in pugno, l'armatura coperta di sangue, e tutti lo guardano e dicono: ma che bravo, che meraviglia, questo è un vero uomo, questo è un vero re, un vero leone, cuore di leone. Ora è tutto vero, era un grande guerriero, nel senso che noi sappiamo che anche in Europa, prima di partire per la crociata, è stato uno dei re d'Inghilterra che hanno combattuto di più, nemici ne trovava sempre, vassalli ribelli da sottomettere, suo fratello Giovanni, il re di Francia, ha combattuto per tutta la vita. Noi sappiamo anche un po' di altre cose su Riccardo Cuor di Leone: ha combattuto per tutta la vita mettendosi in gioco personalmente e gli piaceva molto, era un grande combattente, ha ammazzato un sacco di gente di mano sua, ha massacrato prigionieri in moltissime occasioni, impiccato, affogato prigionieri a decine o a centinaia, sia cristiani sia poi, con ancora maggior soddisfazione, musulmani in Terra Santa. Era odiato dal suo popolo, intanto perché era francese. Come mai il re d'Inghilterra fosse un francese non sto a raccontarlo perché è troppo complesso, ma comunque era francese, che ne dicano Walter Scott e il romanzo di Ivano. Era odiato dal suo popolo perché imponeva tasse terrificanti, non era re Giovanni, era Riccardo che imponeva tasse terrificanti per finanziare le sue guerre. Era conosciuto da tutti come un sovrano crudele, feroce, oppressivo, ma un grande guerriero, e questo alla gente piaceva. Quando poi quel grande guerriero, con sollievo di molti,
lascia l'Europa per andare a combattere gli infedeli, l'eroe è fatto. Perché le crociate sono anche proprio questo. Sono state pensate anche per questo. Quando noi leggiamo gli appelli alle crociate da Urbano II in poi, o i trattati sulle crociate, sul fatto che è obbligatorio per i re, per i principi, per i cavalieri andare alle crociate, ecco, quello che pensano gli ecclesiastici, che sono gli intellettuali di quell'epoca, è proprio questo. Questi nostri re, principi, cavalieri che comandano, riscuotono le tasse, rendono giustizia, impiccano i malfattori e lo fanno con durezza, con violenza, sono tutti armati, il potere è tutto militare e si combattono fra loro continuamente e andranno tutti all'inferno, naturalmente, perché tutti hanno le mani bagnate nel sangue. E se questa loro violenza, pensano i chierici, che sono gli intellettuali del Medioevo, se questa violenza dei potenti noi, e dei ricchi, noi riuscissimo a convogliarla verso un fine buono, se li potessimo mandare in Terra Santa a combattere i nemici di Dio, a difendere la cristianità laggiù, questo è la crociata anche. E quindi va benissimo, chi in patria si è macchiato le mani di sangue e andrebbe all'inferno, quando fa la stessa cosa oltremare, invece è un eroe. E Riccardo Cuor di Leone rimane uno dei grandi eroi dell'Occidente, dell'Europa, nonostante tutte quelle cose che abbiamo detto. Perché è un grande eroe? Perché faceva una paura terribile ai musulmani. Gli aneddoti che corrono nella letteratura medievale su Riccardo Cuor di Leone sono di questo tipo. Molti scrittori lo raccontano. I saraceni avevano così paura di re Riccardo che le mamme musulmane, per far star buoni i loro bambini che piangevano, gli dicevano: guarda che viene re Riccardo. Dopodiché, appunto, mi avvio a chiudere, quello che mi sembra importante che noi cerchiamo di capire è che molte generazioni di nostri antenati hanno condiviso questo blocco di idee, di valori, di ideali, che ai nostri occhi sembrano in parte ideali magari stravaganti, però affascinanti, forse. In parte invece non sembrano ideali proprio per niente. Per loro non era una contraddizione. Per molto tempo, prima di cominciare a stancarsi e a non crederci più, gli occidentali hanno creduto che fosse giusto cercare il martirio, che fosse giusto seguire Cristo sulle tracce della passione, soffrire, rischiare la morte, uccidendo, per strappare ai nemici di Dio qualcosa che era considerato così prezioso, i luoghi santi, il sepolcro. Sapendo perfettamente che se nel fare questo ci si arricchiva, si conquistavano nuove terre, nuovi imperi, si diventava re, principi, questo non era una contraddizione, anzi era il giusto premio. E quindi ancora più eroe chi è andato ed è riuscito anche a diventare re, come Goffredo di Buglione. E vorrei chiudere evocando una situazione specifica, quella di una famiglia di principi, questi principi territoriali che vi ho ricordato così spesso, che sono quelli che più di tutti si sono avvantaggiati di queste straordinarie occasioni di salvarsi l'anima e al tempo stesso vivere una grande avventura con prospettive mirabolanti di successo. All'epoca di Riccardo Cuor di Leone, che è anche l'epoca di Federico Barbarossa, della battaglia di Legnano, della Lega Lombarda, in Italia c'era, fra gli altri, un lignaggio di principi, erano i Marchesi di Monferrato, dalle mie parti in Piemonte. Erano di quelli che avevano molto da perdere con la crescita dei comuni cittadini e con la sconfitta dell'imperatore, perché se crescono i comuni c'è meno spazio per i principi, per il mondo rurale, per i nobili delle campagne. Proprio negli anni di Legnano, il marchese di Monferrato, Guglielmo il Vecchio, che ha 4 figli maschi, e che sarebbero già troppi comunque anche se le cose andassero bene, e che invece fa molta fatica a immaginare un futuro per loro in un mondo in cui appunto l'imperatore è stato sconfitto e le città trionfano, comincia a pensare che per uno del suo rango c'è una via d'uscita, e questa via d'uscita è offerta dall'oltremare. È come se le crociate avessero aperto un orizzonte che prima non esisteva o era chiuso, e che invece adesso, almeno per i potenti, almeno per i principi, sui poveracci e sui motivi per cui partivano sappiamo molto meno. Ma certamente per i principi è come se improvvisamente il mondo si fosse raddoppiato. Qui le cose vanno male, ma là ci sono prospettive straordinarie, specialmente per un principe che ha dei bei figli, alti, biondi e robusti. Cosa succedeva in quel momento nel regno di Gerusalemme? Il Saladino stava appunto cominciando la sua riconquista. L'orizzonte si stava già abbastanza oscurando.
ed era tanto più oscuro in quanto il re di Gerusalemme, successore di Goffredo di Buglione, era un ragazzino di 15 anni, malato di lebbra. Baldovino IV, re di Gerusalemme, malato di lebbra, cioè di una malattia che all'epoca non si sapeva curare e che si temeva fosse molto peggio di quello che è in realtà. Si credeva una malattia terribilmente contagiosa, cosa che invece pare non sia, ma certamente si aveva un orrore profondo della lebbra e in ogni caso non si guariva. Eppure lui era il re, la corona era capitata a lui per diritto ereditario, anche se era chiaro che entro pochi anni sarebbe rimasto paralizzato e cieco e poi sarebbe morto. E certamente non era pensabile che si trovasse una ragazza nobile che si potesse accoppiare con lui per dargli un erede. Ma il re aveva due sorelle e dunque era evidente a tutti che i mariti di quelle sorelle avrebbero potuto candidarsi per governare il regno di Gerusalemme. E naturalmente i baroni del regno erano tutti in fila a vedere chi avrebbe prevalso e sarebbe riuscito a strappare la mano di una di queste principesse. Ma Baldovino IV, che a 15 anni, il giovane re lebbroso, pare che fosse un tipo molto in gamba, da quel poco che sappiamo di lui, non si fida dei baroni del regno, preferisce un marito per una delle sue sorelle che venga da fuori e che possa garantire appoggi, conoscenze, alleanze sul continente. Senza quelle il regno di Gerusalemme non ce la farebbe a tirare avanti. Morale, si mettono d'accordo. Il marchese di Monferrato Guglielmo manda suo figlio, che si chiama Guglielmo come lui, soprannominato Lunga Spada, a sposare Sibilla, la figlia del re, la sorella, scusate, del re lebbroso. Il giovane Guglielmo arriva, i cronisti lo descrivono molto bello, alto e biondo. I cavalieri medievali sono tutti alti e biondi perché questo era il loro ideale. È anche vero che i marchesi di Monferrato erano mezzi tedeschi per matrimonio. Piace molto, sposa la ragazza, la mette subito incinta. Intanto banchetta, beve molto, dicono i cronisti, ma questo è normale perché un uomo deve, insomma, dimostrare che è un uomo. Poi comincia a deperire, si ammala, in 3 mesi muore. Naturalmente si cominciano, i baroni d'oltremare cominciano tutti a guardarsi in faccia per vedere chi è che ha tirato fuori il veleno dagli stipetti segreti, ma non si scopre mai niente. Del resto molti di questi giovani biondi che arrivano dall'Europa in quei climi muoiono all'improvviso appena arrivati, ci sono abituati. Ora la ragazza è incinta, nascerà quindi un erede, infatti nascerà, sarà Baldovino V di Monferrato, re di Gerusalemme, ma deve ancora nascere. E il giovane re lebbroso, che intanto combatte, è ancora in grado di stare a cavallo in quel momento e di combattere contro il Saladino, e riesce anche a tener testa al Saladino in una battaglia, però sta peggiorando rapidamente. Ci vuole un altro marito per una di queste sorelle, sempre quella rimasta vedova, che è la maggiore, quindi conta di più. E stavolta arriva un altro pretendente europeo, Guido di Lusignano, dalla Francia, e la sposa. Anche Guido di Lusignano viene da fuori, quindi i baroni del posto non sono per niente contenti, ma non riescono a avvelenarlo comunque. Guido di Lusignano deve far vedere che lui è un vero uomo, naturalmente. Perciò decide di andare a affrontare il Saladino e fermare questa riconquista progressiva che sta strangolando il regno. Raduna l'esercito, tutti i membri dell'ordine dei templari, dell'ordine degli ospedali, tutti i baroni con i loro cavalieri, i loro vassalli, parte per andare a affrontare il Saladino, che è stato segnalato da qualche parte in Galilea. Attraversano la Galilea, piena estate, zona arida, stanno per arrivare al lago di Tiberiade, quello dove Gesù camminò sulle acque, dove finalmente ci sarà da bere. Prima che arrivino, il Saladino li attacca e li circonda senza acqua. Rimangono lì, il giorno dopo si arrendono tutti quanti. Saladino fa tagliare la testa a quelli che in passato gli avevano fatto qualche sgarbo e a quelli che gli stavano più antipatici, come i templari, che considerava dei fanatici. Con gli altri negozia un riscatto. Tra gli altri c'è anche Guglielmo di Monferrato, il vecchio, il nonno del bambino che sta per nascere, o che intanto è nato forse in questi mesi, è venuto a prendersi cura dell'eredità, evidentemente. Lui rimane prigioniero per un po', nessuno paga un riscatto per lui. Comunque molti vengono liberati. Il Saladino ha annientato l'esercito di Gerusalemme, è in grado di riconquistare l'intero regno. Va avanti, in poche settimane occupa quasi tutto il regno, occupa Gerusalemme, che non cadrà mai più in mani cristiane. Rimane soltanto un porto, San Giovanni d'Acri, dove si sono rinchiusi gli ultimi cristiani in armi. In quel preciso momento arriva sulle coste della Terra Santa un altro figlio del marchese Guglielmo. Si chiama Corrado,
è stato anche lui a cercare fortuna in Oriente, a Costantinopoli, ha sposato una principessa bizantina, ha represso una congiura per conto dell'imperatore, poi anche lui ha capito che c'era il rischio di essere avvelenato a restare troppo lì, è partito per la Terra Santa, senza sapere niente di quello che è successo, della disfatta dell'esercito, del fatto che il Saladino ha riconquistato tutto. Corrado arriva in nave in un porto che crede in mani cristiane, entra in porto, sulla banchina ci sono delle sentinelle musulmane. Allora c'è questo dialogo che per noi è sbalorditivo e che invece i cronisti raccontano come una cosa del tutto ovvia. Corrado dice, non sappiamo in che lingua avrà avuto l'interprete, nasconde di essere un principe, perché che era venuto a dare una mano in Terra Santa, se no l'avrebbero arrestato evidentemente, e dice no, noi siamo dei mercanti cristiani, siamo venuti a commerciare, abbiamo saputo che il Saladino ha conquistato tutto e sicuri della sua protezione veniamo a commerciare. E le guardie non fanno una piega, la cosa è assolutamente normalissima, i mercanti vanno e commerciano e fanno affari comunque sempre e nessuno li disturba, per cui riprendono il mare, filano, vanno a occupare, vanno a sbarcare nell'unica città che intanto si sono informati e ancora in mano cristiane, San Giovanni d'Acri. E lì ovviamente l'arrivo di Corrado di Monferrato, che è un combattente già conosciuto, un cavaliere noto, viene accolto con entusiasmo. Lui si assume il compito di difendere la città, raduna le poche forze disponibili, difende la città, il Saladino arriva, la assedia, non riesce a prenderla. Saladino alla fine prova a convincere Corrado ad arrendersi, tira fuori suo padre, il vecchio marchese Guglielmo, che è ancora prigioniero, e gli dice guarda che se non mi cedi la città condanno a morte tuo padre. E Corrado dà una di quelle risposte che poi naturalmente in tutti i mercati dell'Occidente vengono raccontate per generazioni e che suscitano l'entusiasmo. Dice ma ha già vissuto molto a lungo mio padre. Saladino a questo punto trova che veramente questa gente è libera il marchese lo stesso e lascia perdere. Finalmente Saladino ha il colpo di genio, trova il modo di liberarsi di Corrado, che nel frattempo ha compiuto altre imprese, ha distrutto l'unica flotta egiziana che faticosamente Saladino è riuscito a costituire, ma Corrado ha le galee genovesi e pisane e quindi sbaraglia le navi musulmane. Saladino non ne può più, ma poi ha il colpo di genio. Lui ha ancora fra le mani il re Guido di Lusignano, quello che ha sposato Sibilla e che ha portato l'esercito al disastro e che è odiato da tutti. Lo libera gratis. Guido di Lusignano va a bussare alle porte di Tiro e dice io sono il re, adesso Corrado mi cedi il potere. E Corrado naturalmente ancora una volta dagli spalti rifiuta, gli dice tu hai portato l'esercito alla rovina, ti sei giocato la corona, non hai più nessun diritto, perciò... Dopodiché però intanto si formano i partiti, ci sono quelli che vorrebbero che effettivamente tornasse Guido, ci sono quelli che vogliono Corrado. Dall'Europa i veri re, un po' stufi di questi fantocci in Terra Santa, decidono che è ora di intervenire, parte Riccardo Cordileone per esempio e partono altri re. Arrivano, combattono per un po', Riccardo Cordileone guadagna grandi vittorie inutili, non riescono a riconquistare Gerusalemme. Finalmente si stufano e se ne vanno via tutti. Corrado è rimasto, è l'unico che è rimasto. I baroni alla fine si radunano e decidono che lui è l'unico che è degno di essere re di Gerusalemme, aspettando che suo nipotino, il bambino Baldovino, diventi grande. C'è l'accordo di tutti perché Corrado sia incoronato re di Gerusalemme. Il giorno dopo pranzo, Corrado esce in strada, due assassini lo affrontano, lo accoltellano, lo lasciano morto per terra. E non diventerà mai re di Gerusalemme. Ora, perché vi racconto questa storia? Perché secondo me noi dobbiamo anche, prima di fare cose che in qualche modo secondo me parleranno di più ai nostri problemi di oggi, come discutere sul concetto di guerra santa o di jihad, prima di fare questo noi dobbiamo però avere un po' l'idea di quali erano invece le idee, le fantasie, le immagini che i nostri antenati di allora avevano in mente. E loro avevano in mente questo, quando loro parlavano di crociate, pensavano certo alla salvezza dell'anima, alla passione di Cristo, all'ideale, al sogno di andare a toccare con le proprie mani il Santo Sepolcro, e al tempo stesso pensavano a questo mondo dove potevano capitare queste cose, dove uno poteva partire e diventare re. Un altro fratello di Corrado, Bonifacio, ma non ve la racconto perché è troppo lunga, diventerà addirittura imperatore di Costantinopoli, dopo essere partito per una crociata.
E i suoi seguaci saranno da un lato un po' pentiti, perché Costantinopoli non era proprio l'obiettivo della crociata, a dire il vero. Era un impero cristiano, loro l'hanno conquistato. Però non resistono. Le canzoni dei loro trovatori sono piene di entusiasmo per l'impero che abbiamo conquistato e siamo diventati tutti re, principi. Ecco, questa immensa avidità, che però appunto si traduce in uno sforzo, in un desiderio di conquistare, di prendere, di arraffare, di massacrare, mettendosi in gioco però fisicamente, rischiando la pelle. E sicuri che si sta facendo una cosa benedetta da Dio, questo è, credo, l'essenza del fenomeno delle crociate. E insomma, qualcosa che credo per noi può essere molto lontano, ma il mestiere mio è proprio quello di cercare di raccontare e di capire un po' anche ciò che i nostri antenati avevano di molto diverso da ciò che siamo noi oggi. Ecco, grazie. Buonasera. Dunque, questo incontro di stasera sarà forse un pochino più impegnativo di quello di ieri, e me ne scuso, nel senso che ieri abbiamo gettato alcuni parametri complessivi per orientarci in un fenomeno complicato come quello delle crociate, e poi abbiamo anche cercato di raccontare, che del resto è il mandato che mi è stato dato, raccontare le crociate, e domani racconteremo di nuovo molto. Oggi quello che cercherò di fare è, lo sapete già, un pochino più complesso forse, perché si tratta di analizzare due aspetti paralleli, anzi che si rispecchiano uno nell'altro, del fenomeno crociato, e cioè la nascita dell'idea di guerra santa nella cultura cristiana e la nascita e poi soprattutto l'evoluzione del concetto di jihad nella cultura islamica. Come capite, rischio di mettermi nei guai, sono cose abbastanza delicate, e quindi mi scuserete se faccio una premessa. E la premessa è questa: mi capiterà di usare e di fare riferimenti ai testi sacri delle grandi religioni, naturalmente. Farò dei riferimenti all'Antico Testamento, pochissimi forse al Nuovo, e farò dei riferimenti al Corano. Questi sono testi che i credenti naturalmente ritengono siano la parola di Dio. La parola del Signore, come si dice nella liturgia cattolica, cose dettate da Dio agli uomini attraverso i profeti. Io naturalmente toccherò questi testi prescindendo dal fatto se ci si debba o meno credere come parole del Signore. Tra l'altro le opinioni divergono, nel senso che l'Antico Testamento, come forse sapete, è considerato parola del Signore da tutte le grandi religioni. L'Antico Testamento è considerato voce di Dio che parla ai profeti dagli ebrei, dai cristiani e anche dai musulmani, dal momento che il Corano è largamente radicato nell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è considerato parola di Dio solo dai cristiani, ma non dagli ebrei e neanche dai musulmani. Il Corano è considerato parola di Dio dai musulmani, ma non dagli ebrei e neanche dai cristiani. Ora, io qui tratterò questi testi da storico, ovviamente. Ognuno in cuor suo può sapere se crede o meno che quella sia la parola di un Dio creatore. Ma penso che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che l'Antico Testamento, il Nuovo, il Corano sono stati messi per iscritto in un certo momento storico da uomini che se li sentivano dettare nella testa e che li hanno scritti con le parole della loro lingua e della loro epoca. E credo anche che possiamo essere tutti d'accordo che questi testi poi hanno continuato nei secoli e nei millenni a influenzare il modo di pensare e il modo di agire dei fedeli delle grandi religioni monoteiste. Non però sempre allo stesso modo. Ecco, se dovessi riassumere in una sola frase quello che stasera cercherò di far vedere, è che l'insieme dei precetti o degli esempi contenuti nei testi sacri di una religione, a seconda dei momenti storici, ha potuto essere interpretato in modo molto diverso, preso alla lettera, oppure invece interpretato in modo allegorico, letto e riletto e ripetuto con molta insistenza, o invece messo da parte e quasi dimenticato. Ecco, questa è una dimensione storica delle grandi religioni e del loro rapporto con i testi sacri che secondo me è molto importante che abbiamo presente. Bene, mi scuserete per questa noiosa premessa. Veniamo al dunque. Parliamo di cristiani e guerra santa. Il punto di partenza è che i primi cristiani rifiutavano assolutamente l'idea che si potesse fare la guerra,
che si potesse fare il soldato come mestiere, che si potesse dunque fare un mestiere che inevitabilmente prima o poi ti obbliga a uccidere. Per i primi cristiani, e parlo dei cristiani dei primi secoli, dei secoli delle persecuzioni e delle catacombe, il rifiuto del servizio militare era un punto d'onore, un punto fermo della loro fede, ed è uno dei motivi, fra l'altro, per cui erano perseguitati. Le grandi persecuzioni che colpiscono a più riprese i cristiani nel mondo imperiale romano, e poi più in generale la diffidenza del governo imperiale verso questa gente, che si percepisce sempre anche con gli imperatori che noi poi magari ammiriamo di più, Traiano, Marco Aurelio, ma che quando si tratta di cristiani invece hanno un atteggiamento appunto di diffidenza e di disprezzo preconcetto sorprendente, ecco. Questo è dovuto in gran parte proprio all'effetto sovversivo di questo rifiuto del servizio militare. A dirla tutta, apriamo piccolissima parentesi, c'era anche un altro motivo. Sono due, in fondo. L'altro motivo è che nell'impero si dava molta enfasi alla divinità dell'imperatore e alla necessità che tutti i buoni cittadini riconoscessero l'imperatore come una divinità, facendo dei sacrifici per l'imperatore. Questo era, come dire, un minimo comune denominatore. Uno a casa sua poteva adorare gli dei che voleva, ma in quanto cittadino dell'impero doveva fare il sacrificio all'imperatore in pubblico. I cristiani e gli ebrei, ma gli ebrei sono un caso particolare, un piccolo popolo che non fa proseliti, che se ne sta nel suo paese o nelle sue piccole comunità comunque. Gli ebrei e i cristiani rifiutano questa cosa, e mentre con gli ebrei bene o male si arriva a dei compromessi, i cristiani che crescono, si diffondono in comunità sempre più ampie, fanno proseliti, ecco, spaventano molto. Il motivo forse principale, a dire il vero, delle persecuzioni più dure, lo si vede negli atti delle persecuzioni, negli atti dei processi, è proprio questo. Si vedono i procuratori che hanno il cristiano davanti e gli dicono: ma fallo questo sacrificio, io non posso. Ma cosa ti costa? È un gesto. È un gesto da buon cittadino, tu puoi credere quello che vuoi, fallo. Non posso, guarda che ti devo mettere a morte, non posso, fallo. No. E i procuratori condannano a morte. Ma l'altro motivo, fatta molto lunga ma chiudiamo, è che i cristiani fermamente rifiutano il servizio militare, e questo nell'impero romano è un atteggiamento sovversivo, perché l'impero romano è basato sulla guerra, e soprattutto nel tardo impero, Diocleziano per esempio, uno dei grandi persecutori dei cristiani, Diocleziano è anche quello che rimette in piedi un servizio militare obbligatorio, come quasi non c'era più prima, che impone delle leggi severissime per cui i figli dei soldati devono fare il soldato, perché questo modo di bloccare, di cementificare la società, ognuno fa il mestiere del padre, è percepito come l'unico modo per arginare il crollo, la dissoluzione dell'impero. Allora, in quell'impero pieno di gente che per obbligo legale deve fare il soldato, si diffonde questa religione che invece dice: no, tu il soldato non lo puoi fare. E si diffondono fra i soldati queste idee, e ci sono i soldati e gli ufficiali che si dimettono. E però non possono dimettersi, troppo comodo. E vanno al martirio. Molti dei cosiddetti santi militari, che fanno parte del pantheon dei santi cristiani, San Sebastiano, tanti altri, sono militari che sono stati martirizzati perché hanno voluto lasciare il servizio militare. Poi il paradosso, se vogliamo, è che in altre epoche spesso sono diventati patroni di reggimenti o di cose del genere, in quanto santi militari, appunto, rappresentati con le armi. Ma loro sono andati alla morte e sono diventati santi perché pensavano che la loro religione gli proibisse di fare il soldato. Bene, questo atteggiamento estremistico però cambia da un giorno all'altro nel momento in cui cessano le persecuzioni e l'impero romano riconosce la religione cristiana. Lo sapete tutti, è con Costantino all'inizio del IV secolo. Nel momento in cui l'imperatore dichiara ufficialmente che i cristiani sono buoni sudditi come gli altri, sono liberi di praticare la loro fede come vogliono, e tutto sommato ben presto si comincia anche a capire che sono anche un po' più uguali degli altri, perché l'imperatore li apprezza e li favorisce, e l'imperatore stesso è vicino alle loro posizioni, e dopo Costantino tutti gli imperatori saranno cristiani, tranne uno, Giuliano, che non per niente i cristiani hanno chiamato Giuliano l'apostata, cioè quello che ha rinnegato la fede, ecco. In questo impero, che da Costantino in poi è ufficialmente cristiano, di colpo i cristiani cambiano atteggiamento. Esistono atti di concili che dicono: no, ora che l'imperatore è cristiano, noi non possiamo rifiutarci di aiutarlo quando ha bisogno. Quindi, se l'imperatore ha bisogno di soldati, noi dobbiamo darglieli, non è più sbagliato per un cristiano fare il soldato per l'imperatore cristiano.
è possibile fare la guerra? Sì. Comincia un dibattito che durerà a lungo, di cui accenneremo alcune tappe, ma non c'è nessuna esaltazione della guerra, ma si comincia a ragionare sul fatto che però, se comandata da un sovrano legittimo, e quindi cristiano, la guerra i cristiani la possono fare. Dai testi di questi secoli, di questi primi secoli, noi capiamo che il problema è grosso e non è facilmente risolto. Noi capiamo che i cristiani si interrogano e le loro coscienze sono incerte. C'è un testo straordinario di Sant'Agostino su questo. Inizio V secolo, siamo ormai 100 anni dopo Costantino. Dovrebbe essere un problema risolto. L'impero è ufficialmente cristiano, tutti sono cristiani, l'esercito è pieno di soldati cristiani. Eppure ancora a quell'epoca a Costantino arriva una lettera di un ufficiale dell'esercito imperiale romano che gli dice: ma guarda che io non sono tranquillo, io mi sto tormentando perché non capisco se questo mio mestiere è compatibile col fatto che sono un cristiano. E Agostino dà una risposta contraddittoria, cioè dà una risposta in cui noi vediamo il suo ragionamento come se parlasse, a volte lo facciamo, no? Di parlare a voce alta per chiarirci le idee. Lui scrive e dice, comincia così: non si può pensare che piaccia a Dio chi presta servizio militare e porta le armi. La prima cosa che gli viene in mente è ancora quella, talmente è forte l'idea che c'è il comandamento non uccidere e quindi le armi non si possono portare. Però Agostino immediatamente si rende conto che questa è una bella teorizzazione, ma il mondo va da un'altra parte. E per fortuna, diciamo così, in realtà i testi sacri della sua religione gli offrono anche degli elementi per ridiscutere il problema. Infatti, come continua subito dopo, seconda frase di questa lettera di Agostino: ma anche Davide portava le armi, il re Davide. Vedete che viene fuori subito l'Antico Testamento. Nel Nuovo avrebbe fatto più fatica, è vero che Gesù a un certo punto dice non sono venuto a portare la pace ma la spada, però su cosa veramente abbia voluto dire non si è smesso di discutere. Nell'Antico Testamento è molto più facile, i re degli ebrei fanno la guerra e massacrano i nemici ed è Dio che gli ha detto di farlo. Anche Davide portava le armi e moltissimi altri uomini giusti di quel tempo. Dopodiché Agostino va avanti a ragionare su questo tema e finisce con una soluzione che è il meno peggio che abbiamo trovato noi uomini finora, perché ancora oggi credo che sia il meno peggio che si può dire. In certi casi è necessario, si fa la guerra per raggiungere la pace. Va detto che Agostino, mi fermo un attimo su di lui perché è uno insomma dei fondatori del pensiero cristiano, Agostino ha continuato anche in seguito a riflettere, a interrogarsi, a aggrovigliarsi su questa cosa e nelle opere della vecchiaia viene fuori con posizioni più nette. Sembra quasi che a un certo punto si sia stufato di queste eterne discussioni. C'è un'opera in cui dice: ma cosa c'è da biasimare nella guerra? L'uccidere uomini che un giorno dovranno morire? Questo è un biasimo non degno di uomini religiosi. Dove si vede che Agostino, che era pur sempre un intellettuale antico, tende ancora a sovrapporre l'idea del filosofo, che non si deve far influenzare da certe considerazioni, a quella dell'ecclesiastico, del teologo. E poi prosegue appunto e mette più chiaramente a punto il pensiero che già abbiamo accennato prima. Cito: talvolta è necessario che i buoni facciano la guerra contro i violenti, per comando di Dio e del governo legittimo, costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine. Dunque, fare la guerra può essere legittimo. Siamo, ben inteso, ben lontani dal dire che è una bella cosa. Siamo su posizioni che dicono sì, ci addolora, ci tormenta, ci aggroviglia, però non possiamo non riconoscere che a questo mondo può essere necessario farla. Il che non vuol dire che si possa allegramente uccidere in guerra, perché c'è questa contraddizione molto curiosa. A me, che studio queste cose da tanto tempo, riesce tuttora difficile capire in pratica come facessero. In sostanza, per tutto l'alto Medioevo, quindi fino all'anno 1000, fino alla prima crociata quasi, la Chiesa cristiana dice: la guerra è legittima se è richiesta da un sovrano legittimo, però uccidere in guerra è comunque peccato e richiede la confessione e la penitenza. Ora, tenete presente che nel primo millennio il cristianesimo dà alla confessione e alla penitenza un carattere molto diverso da quello che ha assunto poi più tardi. All'epoca la confessione, per esempio, era pubblica. Non c'era il confessionale in cui in segreto io confesso i miei peccati
al sacerdote. La confessione era pubblica, si faceva davanti alla comunità e c'era una forte insistenza sul fatto che quando hai peccato, per essere riaccolto nella comunità dei fedeli, devi fare una penitenza anch'essa pubblica. Penitenza che può essere un periodo di digiuno e cose di questo genere. La cultura cristiana del primo millennio è tutta intessuta di riflessioni su quali penitenze bisogna dare per quali peccati, quali sono le colpe più gravi. Vengono scritti manuali, e noi sappiamo queste cose per nostra fortuna perché loro scrivevano dei manuali per i confessori, che dicevano, insomma, a seconda della colpa quale penitenza bisogna dare. E noi in questi manuali vediamo i confessori dell'alto medioevo, dell'epoca delle invasioni barbariche, poi di Carlo Magno e poi fino all'anno 1000, che si interrogano e non hanno tutte le stesse opinioni. C'è chi dice sì, uccidere in guerra è certamente un peccato, ci sta scritto non uccidere, però non è un peccato grave, ecco, ci sono le attenuanti, quindi chi uccide in guerra deve fare penitenza naturalmente, però ecco, 3 giorni di digiuno per esempio. Altri confessori ritengono che la cosa sia più seria e ci sono manuali che dicono no, chi ha ucciso, anche se per una giusta causa, comunque non può andare in chiesa, per esempio, per un certo periodo, deve tenersi lontano dai riti sacri, dalla messa, dalla comunione per parecchio tempo. E poi ci sono anche quelli più moderni, viene da dire, che dicono ma no, se la guerra è legittima, allora anche uccidere in guerra non può essere peccato, non è peccato. Quindi la Chiesa, e sto parlando della Chiesa occidentale, la Chiesa cattolica latina, è divisa. Fino all'anno 1000, fino all'epoca della prima crociata, ci sono episodi in cui vengono celebrate battaglie, ricordate con gratitudine perché lì si è riusciti a non uccidere quasi nessuno. Ecco, i vincitori sono stati moderati, non hanno ammazzato i nemici che fuggivano e poi con qualche giorno di penitenza, insomma, si è chiusa la cosa in bellezza. Vorrei sottolineare, anche se ne so pochissimo, però, che la Chiesa greca, quella che noi chiamiamo la Chiesa ortodossa, la Chiesa orientale, che in questi secoli ha rapporti sempre più allentati, sempre meno forti con la Chiesa latina e con il papato, ecco, la Chiesa greca rimane invece molto più rigida. La Chiesa greca continua a pensare che uccidere in guerra, anche se può essere legittimo, però è un peccato grave e si parla per esempio di 3 anni di esclusione dalla messa e dalla comunione per chi ha ucciso in guerra. Ma quello che vorrei sottolineare per chiudere questo aspetto, siamo arrivati ormai alla vigilia della prima crociata, al di là delle contraddizioni e del groviglio che evidentemente rappresenta questo problema, è che comunque ufficialmente esiste un sistema in cui uccidere in guerra, qualunque guerra, nel migliore dei casi non è un peccato grave, però comunque si richiede che si faccia penitenza. E questo è l'aspetto che è difficile da immaginare per noi, perché poi quella dall'altro punto di vista è una società guerriera. Carlo Magno fa la guerra tutti gli anni contro i pagani per espandere la fede cristiana, e in qualche modo bisogna però immaginare che quando tornavano dalla guerra, chi sapeva di essersi sporcato davvero le mani di sangue comunque doveva fare dei riti purificatori. Se vogliamo la possiamo risolvere pensando che in molte religioni sono richiesti riti purificatori anche per cose che non sono colpe, che ne so, il ciclo femminile per esempio, no? Che però dopo, chi, la donna che l'ha avuto, deve purificarsi prima di poter tornare ai riti religiosi. Questo succede in vari ambiti e così si può pensare che per i nostri antenati dell'alto medioevo chi è ucciso in guerra è impuro, comunque, magari non è una colpa ma è impuro, si deve fare penitenza. Oh, voi capite a questo punto che svolta rappresenta la prima crociata con l'atteggiamento che abbiamo forse solo accennato ieri, ma che più o meno già conoscete e comunque chiariremo meglio adesso, di quelli che partecipano alla crociata e che invece si convincono fin da subito che non soltanto la crociata è una guerra non già legittima, poco, è una guerra santa. È una guerra che non è soltanto permessa, ma è addirittura doverosa ed è bella. E, secondo punto, quelli che ci vanno si convincono molto rapidamente che ammazzando i nemici in una guerra come quella non si commette nessunissimo peccato, ma anzi si fa qualche cosa che ti garantirà il paradiso. Ecco, la svolta, come vedete, è veramente drammatica. Qui c'è davvero una cesura nella storia del cristianesimo e dell'Occidente, di quelle su cui vale la pena di fermarsi. È una svolta
questo è molto curioso, che sembra quasi imposta dal basso, dalla mentalità collettiva. Perché all'inizio la Chiesa, quando bandisce la crociata, sì, va molto in questa direzione, però con delle cautele. Papa Urbano II, quando nel 1095 comincia a predicare e a chiedere ai cristiani di prendere le armi e marciare contro i turchi e andare a conquistare Gerusalemme, Papa Urbano II dice, ed è già molto, sia chiaro, per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati, che io accordo per l'autorità che Dio mi concede. Come vedete, da un lato è molto, il Papa si sta prendendo una responsabilità molto grossa, si sta prendendo la responsabilità di dire chi partecipa a questa impresa, per il solo fatto che partecipa, se muore avrà la remissione dei peccati. Però per chi conosca le sottigliezze dei teologi, e questa era gente che aveva studiato e misurava le parole, la remissione dei peccati non è ancora tutto. La remissione dei peccati vuol dire che i peccati li hai commessi, e come? Però io, Papa, con la mia autorità posso fare questa cosa straordinaria di dirti che anche se hai ucciso e quindi commesso peccato mortale, però non ne pagherai le conseguenze. Me l'assumo io, il Papa, la responsabilità di dire che di questo sarai perdonato. Il che, tra parentesi, non implica che poi uno non si faccia 100.000 anni di purgatorio per aver ucciso. La remissione dei peccati vuol dire soltanto, ecco, come quando uno si confessa, sostanzialmente. Lì il problema è, si muore in guerra, non si fa in tempo a confessarsi. Che succede? La gente se lo pone questo problema. E il Papa dice, non preoccupatevi, se anche fate in tempo a non confessarvi, è come se l'aveste fatto. Ma non sta dicendo in nessun modo, non commettete peccato. È troppo sottile la differenza. Non so per noi. Certo, per quelli che partono per la crociata si scopre che è troppo sottile. Perché invece l'atteggiamento di quelli che vanno, come noi possiamo giudicarlo dai cronisti che ci parlano di loro, che ci raccontano il loro modo di comportarsi, e noi abbiamo anche qualche testo scritto da crociati. Già per la prima crociata c'è una breve storia in latino scritta visibilmente da un cavaliere. Era un caso raro, un cavaliere che sapeva scrivere, sapeva il latino, qualcuno c'era però, e lui ci parla in prima persona, è un crociato vero, di base, diciamo così, che racconta le cose come le ha viste lui. Ecco, questi qua si convincono invece subito che, visto che stanno facendo questa cosa enorme, rispondendo a questo appello del Papa, lasciando tutto, rischiando la vita, seguendo la via di Cristo verso la passione, imitando gli antichi martiri, perché c'è anche questo che è molto forte nella mentalità dei crociati, ci sono di nuovo i martiri. Sono 700 anni che, tranne rarissime occasioni, era impossibile farsi martirizzare, giusto qualche monaco che andava a convertire i vichinghi. Ecco, adesso invece diventa possibile per chiunque scegliere di morire da martire. Basta farsi ammazzare dai pagani per cercare di conquistare, di liberare, come dicono loro, il Santo Sepolcro. E dunque loro si convincono molto rapidamente, altro che remissione dei peccati. La base è convinta che sta facendo una cosa meritoria e che ammazzare i pagani è una cosa meritoria, perché sono martiri quelli che combattono. Tra il momento in cui uccidi e il momento in cui sei ucciso, citerò poi un testo di San Bernardo che è molto chiaro su questo, c'è poca differenza in fondo. Sono due facce della stessa medaglia, comunque di un martirio. Questa mentalità si vede anche molto bene nei testi letterari dell'epoca. L'epoca della prima crociata, lo sapete dai ricordi di scuola, è anche quella in cui cominciano a nascere le prime letterature in volgare, le prime canzoni di trovatori, le prime canzoni di gesta, la canzone di Orlando, la chanson de Roland. Ecco, lì è messa in scena, nella canzone di Orlando, la guerra contro i pagani, è tutto trasfigurato in una dimensione fiabesca, favolosa, però ci sono alcuni punti fermi molto chiari. Noi raccontiamo le gesta dei valorosi cristiani che hanno combattuto contro i pagani, e cito a memoria dalla chanson de Roland: i pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione, chiuse virgolette, è proprio un verso della canzone. E quando i guerrieri di Orlando, la retroguardia di Carlo Magno, si fanno massacrare dai pagani a Roncisvalle, sanno e dicono che stanno andando ad affrontare il martirio. E affrontare il martirio vuol dire essere certi di andare in paradiso, ovviamente, anche se si sta morendo con la spada in pugno coperta di sangue. Cito ancora dalla canzone di Orlando: così disse Rolando, qui subiremo il martirio, ma sarà fellone chi non si venderà caro. Colpite, signori, con le spade lucenti.
E dunque è evidente che nella mentalità dei crociati si è realizzato un cortocircuito. Io che sto rischiando la vita e vado al martirio e sono un martire, e come martire sono certo che andrò in paradiso, ed è chiaro che andrò in paradiso anche se ci sono andato ammazzando infedeli. Non c'è spazio per sottigliezza a questo punto. Se vogliamo possiamo aggiungere una piccola appendice. Una delle cose sgradevoli delle crociate, che oggi rendono un po' difficile per noi così l'empatia con la gente che ci andava, anche se poi vediamo l'entusiasmo con cui ci andavano e finiscono per esserci simpatici lo stesso, uno degli aspetti sgradevoli, come molti di voi sapranno, è che proprio in occasione della prima crociata ci sono le prime esplosioni di violenza contro gli ebrei in Occidente. Le comunità ebraiche, che per molti secoli erano vissute in Occidente più o meno discriminate, ma non troppo a dire il vero, non c'erano ghetti, non c'erano stelle gialle da portare sul vestito né niente, ecco, queste comunità ebraiche vengono aggredite sistematicamente con distruzioni e stermini dalle folle dei crociati in movimento verso la Terra Santa. Subito, già le prime bande di crociati che si radunano tra la Francia del Nord e la Germania nella Valle del Reno, appena incontrano le comunità ebraiche nelle grandi città del Reno, a Magonza, a Spira, ecco, le aggrediscono e massacrano. Ed è una scia ininterrotta di aggressioni e di stermini di ebrei lungo tutto il viaggio dei crociati. Dopodiché arrivano nei Balcani e nei Balcani cominciano a incontrare gente ancora più strana. Qui mi rifaccio al racconto di quel cavaliere anonimo a cui accennavo prima, un resoconto di un crociato che ha partecipato alla prima crociata dal basso, insomma, nella massa. Questo racconta che a un certo punto nei Balcani si sono trovati di fronte a una cittadina fortificata e gli hanno spiegato che in quella cittadina vivevano dei manichei. E chi sono questi manichei? Che razza di bestie sono? Sono gente che non crede in Dio, anzi crede che ce ne siano due, che il mondo l'ha creato un Dio cattivo. Eretici quindi, sì, eretici. In effetti, aperta parentesi, noi sappiamo che questa vecchia religione manichea aveva lasciato delle tracce nei Balcani, erano rimaste comunità fin dal tempo, alla tarda antichità, di manichei. Per questi che vengono dalla Francia o dall'Italia meridionale, come molti normanni, mai sentita questa gente, ma appena gli dicono che razza di bestie sono questi, la reazione è immediata: andiamo e massacriamoli tutti. E infatti aggrediscono la cittadina, la prendono d'assedio e sterminano l'intera popolazione, assolutamente convinti di stare facendo quello per cui sono partiti, cioè sterminare i nemici di Dio. E se volete ci ricolleghiamo così e chiudiamo questa parentesi a un cenno che ho fatto ieri, al fatto che il papato a un certo punto comincerà a pensare che forse la crociata si può bandire anche contro nemici diversi dai musulmani e anche con obiettivi diversi dalla conquista di Gerusalemme, perché se i nemici di Dio ce li abbiamo anche in casa, non si vede perché non usare la crociata contro di loro. Il papato non si sognerà mai di scatenare i crociati contro gli ebrei, la questione è molto complessa, ma certamente il papato in quello non ha responsabilità. Però contro gli eretici sì. Come sapete, quando l'eresia catara acquista particolarmente piede nella Francia meridionale, al punto che la Chiesa si spaventa davvero, viene bandita una crociata per sterminare questi catari, o albigesi come venivano chiamati. Chiusa parentesi, quello che mi importa, che mi importava che fosse evidente, è il profondissimo cambiamento di mentalità che si compie, e aggiungiamo anche che la Chiesa, di fronte a questa reazione dell'opinione pubblica, a questo convincimento profondo delle masse, in realtà alla fine rinuncia a cercare di frenare. L'idea che chi muore durante le crociate va direttamente in paradiso qualunque cosa abbia fatto, e che quindi ammazzare i miscredenti è comunque una cosa buona, ti porta in paradiso, ecco, questa idea alla fine non è più possibile metterla in discussione. Tanto che a un certo punto nel regno di Gerusalemme nascono delle comunità, siamo subito dopo la prima crociata, mi seguite, la prima crociata ha avuto successo, 1099, conquistata Gerusalemme, conquistato un amplissimo territorio che comprende tutto il Medio Oriente attuale, trasformato in un regno cristiano, i musulmani tutti intorno, assai infuriati e decisi a riconquistare questi territori alla vera fede e ributtare a mare gli invasori. Quindi il regno va difeso. Quindi arrivano continuamente volontari dall'Europa che vengono a menare le mani perché hanno fatto voto di stare un anno in Terra Santa e difendere la causa. E c'è anche gente che viene e si ferma.
vengono tanti militari, cavalieri, gente che sa combattere e che decide che magari, insomma, ha tanti peccati da scontare e che d'ora in poi si dedicherà a una causa per cui può continuare a menare le mani, che è l'unica cosa che sa fare, ma si salva l'anima, che è una cosa a cui loro tengono, perché loro ci credono molto profondamente al fatto che c'è l'anima, c'è il paradiso, l'inferno, e sono lì che ti aspettano, ecco. Ora, tra i cavalieri che vengono in Terra Santa per aiutare una mano, a un certo punto nasce l'idea, fondiamo un'associazione per combattere, un'associazione di guerrieri che combatta contro i musulmani con degli statuti, delle regole. Ma loro come ragionano? Loro vivono in una civiltà profondamente intrisa di valori religiosi, quindi a loro non viene in mente di fondare un'associazione. Forse se fossero stati quei mercanti genovesi che li trasportavano attraverso il Mediterraneo, magari i mercanti genovesi ci avrebbero pensato, ma i cavalieri francesi, sono tutti francesi all'inizio, che arrivano lì non fondano un'associazione, pensano di fondare un ordine religioso. Ci consacriamo alla vita religiosa, ma non come fanno i monaci a casa, che stanno chiusi nel monastero tutto il tempo a pregare e che bisogna aver studiato per farlo. Noi siamo cavalieri, gente che fin dai 7-8 anni ha imparato ad andare a cavallo e a combattere, questo sappiamo fare, però vogliamo consacrarci a Dio, fondiamo un ordine, una comunità religiosa, prendiamo dei voti di povertà, di castità, di ubbidienza ai nostri superiori, e lo statuto di questa comunità, lo scopo per cui essa esiste, sarà di combattere contro gli infedeli e di difendere Gerusalemme. Fondano questa associazione, si cercano una sede, trovano il Tempio, l'antico Tempio di Gerusalemme, trovano degli spazi lì e si chiamano i Cavalieri del Tempio, ovvero i Cavalieri Templari, che tutti abbiamo sentito nominare. Quindi i Templari nascono così, come una confraternita di cavalieri, laici, per lo più analfabeti, che però vogliono essere monaci, ma monaci di un tipo molto particolare. Ora, come vedete, da un lato già il fatto che un'idea del genere possa venire fuori dimostra in che clima siamo, perché i monaci, tutti i monaci che io studiando il Medioevo ho incontrato fino a quel momento, sono gente che rifugge con estremo orrore dalla violenza, così come dal sesso, dai piaceri fisici e così via. Sono gente convinta, tutti i monaci che sono esistiti fino ad allora, che chiunque viva indossando l'armatura e menando le mani finisce dritto all'inferno. Anzi, i monaci si tormentano abbastanza, perché questo vuole anche dire che i loro padri e i loro fratelli sono tutti all'inferno, però ne sono convinti lo stesso. Qui vedete come si è ribaltata la mentalità di molti, anche se non di tutti, lo vedremo subito. La mentalità di molti si è ribaltata talmente che diventa possibile pensare di fare il monaco e combattere contemporaneamente. Ma come vi dicevo, non tutti si sono già spinti fin lì. Quando si diffonde la voce che è nata questa confraternita e che chiedono di essere ufficialmente riconosciuti come un ordine religioso, la reazione della Chiesa è estremamente perplessa. Ci sono molti che dicono, ma questi qua si sono bevuti il cervello, non è nemmeno pensabile che uno possa pretendere di essere monaco. Sei cavaliere, combatti gli infedeli, va bene, ti abbiamo detto che è una buona cosa. Però da lì a pensare che possiate fare i monaci c'è una differenza enorme. Per diversi anni lo statuto dei Templari rimane incerto e infuria una polemica. Questo è già un mondo, quello cristiano del XII secolo, che sta diventando più complesso. Ci sono più scuole, si scrivono più libri, girano, si discute. Si era discusso tantissimo al tempo della lotta per le investiture, papato, impero. È un mondo in cui si discute. Si discute anche di questo. È legittima questa idea dei Templari o è una stortura, una perversione? La cosa rimane in bilico. Finché non interviene uno dei religiosi più famosi dell'epoca, San Bernardo di Clairvaux, o di Chiaravalle, se volete dirlo in italiano, che è uno dei leader in quel momento, non il fondatore, ma il leader dell'ordine più agguerrito, dell'ordine monastico più agguerrito che esiste in quel momento, i Cistercensi. I Cistercensi sono dei benedettini che interpretano però la regola benedettina in senso molto austero, molto arduo, insistendo molto sulla durezza di vita, la penitenza, il lavoro. San Bernardo è un intellettuale noto in tutto il mondo cattolico, in tutta l'Europa latina, celeberrimo, i suoi trattati contano, quando lui si pronuncia su un argomento viene ascoltato, è un uomo estremamente aggressivo che ha ottenuto grandi privilegi per il suo ordine, che ha combattuto ferocemente certi avversari, e quello che ha cercato di far mettere in galera in tutti i modi Abelardo e i primi filosofi di Parigi che cominciavano a ragionare un po' troppo sulla fede religiosa anziché accontentarsi della mistica. Quindi mi sto tratteggiando in poche parole un uomo
estremamente importante, ingombrante e ascoltato al suo tempo. San Bernardo decide di intervenire in questa controversia sui Templari e decide che i Templari sono una buona cosa. Hanno ragione loro. Per i tempi che stiamo vivendo, e naturalmente San Bernardo è anche uno che a un certo punto dice anche questo nostro mondo ha le sue notti e non poche, quindi i tempi che stiamo vivendo sono quelli che sono, ma noi dobbiamo affrontarli. E per i tempi in cui stiamo vivendo, questi Templari che vogliono combattere contro i nemici di Dio sono molto meglio di tutti quei cavalieri che vediamo intorno a noi, che combattono fra loro, combattono per saccheggiare, per arricchirsi, per opprimere i poveri. Questi sono molto meglio, e quindi questa nuova cavalleria deve essere sostenuta, promossa. Vogliono essere monaci? Lo siano. Garantiamogli che andranno in paradiso se combattono. E scrive un trattato, l'Elogio della Nuova Cavalleria, che proprio è destinato a sancire la legittimità e la bellezza dell'ideale dei Templari. Io vi cito qualche frase, tanto per, direi, chiudere a questo punto, sì, chiudere il discorso sulla guerra santa cristiana, perché a questo punto è abbastanza evidente, direi, no? Il tipo di atteggiamento che si è creato con la prima crociata e che è durato poi a lungo, anche se attraverso discussioni e di tanti tipi. Però chiudiamo leggendo San Bernardo. I cavalieri di Cristo, che sono i Templari, combattono con sicurezza le battaglie del Signore, senza timore e senza peccato quando uccidono il nemico. 50 anni prima non aveva detto questo, naturalmente, Urbano II. Adesso invece senza peccato. La morte data o ricevuta, vedete che è la stessa cosa, la morte data o ricevuta per il Cristo non comporta peccato alcuno e merita anzi grande gloria. Il Templare accetta con bontà la morte del nemico a titolo di riparazione e ben più volentieri dona se stesso quando cade in battaglia. Con serenità uccide, con serenità muore, e se uccide rende un servizio al Cristo. Quando è ucciso, si deve dire non che è morto, ma che ha raggiunto il suo scopo. Dalla morte del pagano, il cristiano trae gloria, perché il Cristo viene glorificato. Ma quando è il cristiano a morire, allora splende ancor più viva la generosità divina, perché il re chiama a sé il cavaliere per donargli la ricompensa. Bene. Passiamo adesso, forse più rapidamente, perché il tempo è passato, ma meriterebbe di fermarci un po', all'altra fase della medaglia, perché questa gente trovava pane per i suoi denti, naturalmente. Il concetto di jihad è un concetto che è presente in diversi brani del Corano, non senza contraddizioni. Il Corano è un libro ricco di contraddizioni, come qualcuno forse saprà. Ci sono addirittura dei versetti che poi risultano ufficialmente abrogati da versetti successivi, per esempio. Ma lasciamo stare questo. In realtà poi il concetto di jihad, se uno va a vedere, emerge abbastanza chiaramente dalle diverse allusioni che il Corano fa a questo tema. Jihad in realtà è soltanto una parte di un'espressione complessiva che suona qualcosa come jihad fi sabilillah e vuol dire combattere sulla via di Dio. Non mi fermo, perché se ne parla spesso, Franco Cardini, per esempio, qualcuno l'avrà sentito, sul fatto che in realtà tradurre jihad con combattere può essere discutibile, che forse oltre a combattere c'è un'accezione più ampia di sforzarsi, dare tutto se stessi. Non mi fermo su questo, anche perché non sono uno specialista, e poi comunque l'accezione di combattere, che è quella che qui ci interessa in ogni caso, emerge da diversi brani del Corano. Accennerei soltanto una cosa: combattere sulla via di Dio. Io proprio preparando questi incontri sono andato a rileggere dei testi appunto crociati e sono rimasto colpito vedendo proprio in quel famoso Cavaliere Anonimo che ho già citato più volte, che è un testo bellissimo, come questo crociato di base ha recepito la predicazione di Urbano II. Scrive all'inizio della sua opera questo crociato, che cito per l'ultima volta, poi parliamo di musulmani, che Urbano II disse ai fedeli che chi voleva salvare la sua anima non esitasse a intraprendere con umiltà la via del Signore. Ecco, c'è qualcosa di comune alla mentalità di questa gente che da una parte e dall'altra comunque sente fortemente questo richiamo a seguire, a intraprendere una via, non è il cammino di Compostela del professor Di Freddi, naturalmente, a intraprendere una via su cui i fedeli devono marciare
e correre il rischio di morire, naturalmente. Ecco, questo parallelo non l'avevo mai visto, mi ha colpito mentre preparavo questo incontro e volevo accennarlo. Dopodiché, cosa dice il Corano sulla guerra santa, sul jihad? Citerò diversi brani da sure diverse. Sapete che il Corano è diviso in questa specie di capitoli, chiamiamoli così, che si chiamano sure. Questo è della sura 22, che tra l'altro si chiama la sura del pellegrinaggio. Come vedete, anche qui i termini continuano a incrociarsi. Dunque, 22, 40, 42. È stato dato il permesso di reagire a quelli che vengono attaccati, poiché essi subiscono violenza, e certamente Dio li può soccorrere. Hanno il permesso di reagire quelli che sono stati scacciati dalle loro dimore senza diritto, solo perché dicevano: il nostro Signore è Dio. Dio aiuterà certamente chi aiuterà Lui. Dio è forte e potente. Ecco, se ci fosse soltanto questo, faticheremmo molto, credo, a riconoscere il jihad come noi lo abbiamo presente, ma i commentatori sono d'accordo che questo è uno dei brani in cui il concetto è chiaramente quello. In altre parole, cosa viene fuori? Che il jihad è legittimo e anzi prescritto, in questo caso specifico, in altri casi vedremo che si allarga, sia chiaro, ma in questo caso specifico si dice è legittimo per difendersi quando si è aggrediti. Capite forse come mai per secoli gli arabi non avessero più avuto granché bisogno di occuparsi di jihad? Dopo le grandi conquiste arabe del VII-VIII secolo, il mondo islamico era molto più avanzato e progredito dell'Occidente cattolico, naturalmente, e sostanzialmente non erano minacciati da nessuno. Ma appena i primi crociati mettono piede in terra musulmana, immediatamente in tutto il mondo islamico, come un'ondata, la notizia corre e evoca questo tipo di atteggiamento. Il fatto che nel libro Dio ha detto: chi è aggredito deve difendersi e Dio lo aiuterà. Ma in realtà c'è un brano in un'altra sura, la seconda, in cui il jihad è teorizzato in modo nettamente più ampio, perché qui il problema diventa: cosa fare con chi non riconosce il vero Dio? E qui ci sono i brani, devo dire anche il singolo versetto più inquietante in assoluto che sia contenuto nel Corano su questo, e come sempre succede poi delle correzioni, degli aggiustamenti, degli elementi di moderazione. Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete, poiché Dio non ama quelli che eccedono. Uccideteli quindi, ovunque li troviate, e scacciateli da dove essi vi avranno scacciati. Mi scuserete se insisto su questo, ma vedete com'è profonda nel Corano e quindi nella mentalità collettiva del mondo islamico in molti momenti l'idea che è uno scandalo il fatto che in certe zone, in certe città, in certe regioni prima trionfava la vera fede e poi sono arrivati i miscredenti. Questo ci aiuta a capire molte cose, secondo me. Però non li combattete presso il tempio sacro, a meno che essi non vi attacchino in quello. E se essi vi attaccheranno, uccideteli. Tale è la ricompensa dei miscredenti. Se però essi desistono, certamente Dio è indulgente e compassionevole. Combatteteli finché non vi sia più discordia civile e sia la religione solo quella di Dio. Se però essi desistono, allora non vi siano più ostilità, se non contro gli iniqui. Ecco, qui c'è tutta la contraddittorietà, mi permetto di chiamarla così, feconda sotto certi aspetti spesso, ma comunque anche inquietante, della concezione coranica della guerra santa, dove si insiste molto fortemente che la guerra deve essere fatta innanzitutto contro chi ci aggredisce, però poi la sola esistenza di gente che nega Dio è sentita come un'aggressione, e allora la gente che nega Dio deve essere combattuta fino a quando non potrà più nuocere. Non poter più nuocere vuol dire che si sottomettono. Qui c'è la base, perché dicevo feconda, un aspetto positivo di tutto questo è che nei grandi imperi islamici del passato esisteva, come sappiamo, non una tolleranza, la parola era sbagliata, ma i cristiani e gli ebrei ci potevano vivere purché riconoscessero l'autorità superiore delle autorità islamiche, pagassero delle tasse speciali e così via. Perché il Corano lo dice espressamente: se depongono le armi e si sottomettono, possono continuare a vivere presso di voi. Ovviamente però in una posizione subalterna.
nel Corano c'è addirittura una sura, un passo, in cui si dice, ma le indicazioni sulla guerra santa però sono un po' confuse, perché non ce n'è una chiara? 47:22 arrivo, dicono quelli che credono, perché non è stata fatta scendere una sura che ordini la guerra? Ma se fosse stata fatta scendere una sura precisa e fosse stata comandata in essa la guerra, e poi preferisco parafrasare anziché tradurre perché è particolarmente complicata la frase dopo, ma sembra che il senso sia che insomma ci sono molti troppo deboli per combattere davvero e Dio non voleva metterli così in difficoltà ordinandola la guerra, perciò non l'ha ordinata, sono le autorità terrene che possono ordinarla e i fedeli devono sapersi orientare a seconda del caso. Quindi il Corano stesso riconosce che la questione della guerra santa è una questione complicata, ambigua, che non si è voluta dichiarare in modo formale. Ma c'è ancora un momento, e il più sorprendente secondo me, in cui si parla di queste cose. Non sono molti, i passi, il Corano è un grosso libro come vedete, ma non sono molti i brani in cui si parla di guerra santa, anche se avete visto che quelli in cui se ne parla ne parlano e affrontano il problema, prendono il toro per le corna, insomma. Ecco, il passo sorprendente è questo: combattete nella via di Dio e sappiate che Dio sente e sa tutto. Dopodiché, come spesso accade, Dio, o Maometto che trascrive, spiega il concetto facendo dei riferimenti a ciò che già è conosciuto, alle precedenti rivelazioni. Non vedesti l'assemblea dei figli di Israele dopo la morte di Mosè, quando dissero ad un loro profeta: dacci un re e noi combatteremo nella via di Dio. Disse allora il profeta: ma se vi sarà prescritto di combattere, certamente combatterete. E quelli risposero: ma come potremmo non combattere nella via di Dio, visto che siamo scacciati dalle nostre case e dai nostri figli? E però, quando fu loro prescritto di combattere, essi volsero le spalle, tranne pochi di loro. Però Dio conosce gli iniqui. E continua raccontando che effettivamente il profeta diede agli ebrei un re, Saul, e Saul li portò in guerra, e fecero la guerra contro i loro nemici, i filistei, e Davide uccise Golia, e così via. Ecco. In altre parole, Maometto sta facendo riferimento a un passo biblico molto preciso. Sta facendo riferimento al secondo libro di Samuele, in cui si racconta esattamente questo, anche se con sfumature che nel Corano non vengono fuori. Nel secondo libro di Samuele si racconta che dopo che gli ebrei erano stati governati da Samuele, che però non aveva voluto farsi re, ora che Samuele si avvicina alla morte e i suoi figli non sono in grado di assumere la successione, gli ebrei chiedono a Samuele di designare un re. E Samuele non vuole. E dice: ma lo sapete cosa vuol dire avere un re? Prenderà i vostri figli per condurli in guerra, prenderà i vostri buoi, vi farà pagare le tasse, eccetera. E gli ebrei dicono: no, noi vogliamo essere un popolo come tutti gli altri. Com'è che dicono? Avremo un re che ci governerà, che uscirà alla testa dei nostri soldati e combatterà le nostre battaglie. E Samuele va da Dio e gli dice: ma guarda che questi vogliono un re. E Dio gli dice: vabbè, se proprio lo vogliono, accontentali. E Samuele designa Saul. Ora, qual è il punto? Che questo brano nel libro di Samuele è ambiguo, perché non è chiaro che avere un re e seguirlo in guerra sia una bella cosa. Anzi, sembrerebbe che Samuele la pensi diversamente, li sconsiglia. Però poi è anche vero che quando questo re arriva, ed è un re infatti che traligna, Saul, però dopo di lui ci sarà Davide, ci saranno i re di Israele, e gli ebrei combatteranno tutta una serie di guerre che la Bibbia presenta come guerre sacrosante e vittoriose. Ecco, come vi dicevo, Maometto conosce bene la tradizione ebraica e cristiana quando ha le sue rivelazioni e detta le sue idee e riprende largamente le cose che gli servono. Qui riprende semplificando un po'. Il fatto che nel libro di Samuele questa guerra non sia così chiaro se è giusta o no, qui cade. Per Maometto combattere i nemici di Dio è giusto, e Dio l'ha già detto tante volte, l'ha detto ai profeti degli ebrei e adesso lo sta ridicendo a Maometto. Ecco, credo che ce ne sia abbastanza per riflettere insomma sulla complessità di queste fedi religiose che si sono intrecciate fra loro e su come sia complesso poi il problema di quanto i credenti debbano seguire i precetti. Aggiungerei un'ultima cosa appunto da storico: da storici noi ci rendiamo conto che
i testi sacri sono sempre quelli, ma le diverse epoche li interpretano ciascuna a suo modo. Come vi dicevo, nel mondo islamico di guerra santa si era parlato pochissimo nel IX, X, XI secolo. Ma appena arrivano i crociati, già durante la prima crociata, alla prima battaglia persa dai musulmani in cui molti cadono, molti fuggono, i crociati li inseguono e i primi cronisti arabi che raccontano questa vicenda già scrivono: solo un gruppo di mujahideen tenne fermo. Mujahideen, cioè i combattenti della guerra santa, naturalmente, no? Mujahideen, tra l'altro, scusate il dettaglio, viene direttamente da jihad, la radice di jihad, con il prefisso mu che indica le persone che fanno qualcosa, e quindi i mujahideen sono quelli che fanno il jihad. Solo un gruppo di mujahideen tenne fermo e si batté per acquistar merito presso Dio e cercare il martirio. I franchi ne uccisero a migliaia e così via. Ecco, la reazione è immediata. Io non so se questo ci possa aiutare a capire come mai queste persone, che in fondo alla fine ragionavano in modo così simile, che adoravano lo stesso Dio, anche se con regole diverse, e che avevano atteggiamenti mentali così simili, non so se questo ci aiuta a capire come mai le loro guerre erano così feroci. Lo erano. Una delle cose che colpiscono di più nei racconti delle prime crociate è vedere con quanta allegria i cronisti cristiani raccontano dei crociati che tornano vittoriosi con le teste dei turchi appese alle selle, ma d'altra parte, oppure issate sulle picche, ma d'altra parte i cronisti arabi entusiasti raccontano di come i loro guerrieri tornano indietro con le teste dei cristiani appese alle selle. Ecco. Qualche storico che ha studiato a lungo le crociate ha finito per dire che l'argomento è un po' desolante e che non è una delle pagine così più entusiasmanti della storia umana. Le crociate sono però anche il momento in cui, appunto, queste civiltà diverse, anche se così legate senza saperlo, neanche loro lo sospettavano quanto erano vicini e quanto erano legati, queste civiltà diverse si incontrano e si descrivono a vicenda. E dunque domani torneremo non più ad analizzare, ma a raccontare, e racconteremo come chi non veniva dall'Occidente, chi viveva fuori a Bisanzio o nel mondo islamico, vedeva i nostri antenati partiti con tutto questo bagaglio di idee che abbiamo cercato di evocare. Grazie. Buonasera. Allora, noi ieri ci siamo imbarcati, come molti di voi ricorderanno, in un tragitto non facile. Abbiamo messo a confronto l'idea cristiana di guerra santa con l'idea islamica di jihad, e parlandone sono saltate fuori delle cose che possono anche aver sorpreso e forse anche colpito così, anche negativamente magari, molti di noi. Mi ci metto anch'io, perché le cose che vi racconto non è che io le sapessi tutte già prima, molte sono saltate fuori proprio studiando per preparare questo incontro. E devo dire che ripensandoci è comunque sorprendente vedere fin dove si è spinto il pensiero cristiano nel teorizzare, nell'esaltare la guerra santa e nel paragonare al martirio e quindi alla santità non solo il fatto di morire combattendo contro gli infedeli, ma anche il fatto di ammazzarli. E al tempo stesso, andando a vedere, è comunque impressionante l'incisività con cui in certe pagine del Corano la guerra contro gli infedeli, contro i nemici di Dio, è presentata come una cosa necessaria in cui ci si deve impegnare. Però forse la cosa, scusate se faccio questo piccolo riassunto, ma capita di ripensare a quello che si è detto, di chiedersi che impressione avrà fatto, e a me è capitato di ripensare specialmente a questa cosa, che è una di quelle che non sapevo prima e che sono saltate fuori mentre ci lavoravo, di quanto profondamente l'idea di jihad è radicata nel Corano in riferimenti biblici. Questo è davvero una lezione, lo è stata per me, ma credo che sia davvero un esempio di quello, insomma, a cosa serviamo noi storici, tutto sommato. Serviamo per far saltare fuori delle cose a cui di solito non si pensa e che scompigliano un po' i nostri modi di vedere. Perché faccio questa lunga premessa, questo lungo riferimento a ieri? Perché credo che ieri sia venuto fuori abbastanza chiaramente dai testi, quindi dai fatti, tutto sommato, com'è difficile fare quella cosa che invece noi facciamo sempre, che ci piace tanto fare, semplificare, vedere le cose in bianco e nero, noi e loro.
e naturalmente noi che abbiamo ragione e loro che hanno torto. Come lo dice così bene la chanson de Roland che citavo ieri, païen un tort e chrétien un droit. I pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione. Ora però la chanson de Roland è un'opera di straordinaria poesia, ma non è esattamente il manuale di etica che io proporrei per il XXI secolo, naturalmente. E allora, questa tendenza fortissima che tutti noi abbiamo comunque a vedere il mondo diviso fra noi e loro, ieri abbiamo cercato di metterlo un po' in difficoltà, in discussione, stasera invece ci ripiombiamo dentro in pieno, perché stasera noi racconteremo i crociati così come erano visti da loro, e questi loro non si facevano di queste sottigliezze che sto tentando di fare io con voi. Gli altri, i diversi che vedevano i crociati, erano dispostissimi a ragionare in termini di noi e loro. Parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai bizantini, e parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai musulmani. Comincio dai bizantini. Parlerò specialmente di un testimone, che poi è una testimone. Che bello poter ogni tanto citare senza forzature una donna in questa storia, che finora è stata tutta una storia, temo, di uomini e di maschi, quella che ho raccontato. Parleremo di una principessa bizantina che si chiamava Anna Comnena, che era la figlia dell'imperatore, la figlia del basileus Alessio Comneno, che è vissuta tra XI e XII secolo, quindi proprio negli anni della prima crociata. Era già grande, ha visto arrivare i crociati, che, lo ricordate, sono andati a piedi in Terra Santa e quindi sono passati attraverso l'impero bizantino e si sono fermati a Costantinopoli, anche troppo per i gusti degli abitanti locali. Anna Comnena li ha visti e, essendo una signorina estremamente colta, che è capace di citare Euripide e di citare Omero, cose che i nostri crociati ovviamente non si sarebbero neanche immaginati, e devo dire, aperta questa piccola parentesi, fa un po' effetto pensare che questi capi guerrieri che partivano di qua, e che ovviamente il greco non lo sapevano e la letteratura antica greca neanche sapevano che esisteva, fa un po' effetto pensare che poi durante quel viaggio hanno incontrato gente che invece Euripide lo leggeva e che era capace di citarlo. Dunque Anna è un personaggio di straordinaria cultura che a un certo punto decide di impiegare il suo tempo per scrivere un grande libro sulla vita di suo padre, l'imperatore. E dato che suo padre, l'imperatore Alessio, ha avuto a che fare continuamente con questi occidentali, loro saltano fuori da tutte le parti. Forse non è necessario, però facciamolo lo stesso, un rapidissimo contesto su cosa vuol dire l'impero bizantino in quel momento e anche più in generale, perché anche l'impero bizantino nella nostra cultura occidentale risente un po' della tendenza così a vedere in termini spregiativi le culture diverse, le civiltà diverse. Quindi forse due parole per richiamarli, al di là del fatto che erano coltissimi, va bene, l'abbiamo detto questo, ma c'è anche qualcos'altro. Chi sono esattamente questi bizantini che noi stiamo per mettere in campo, di cui stiamo per sentire la voce, stiamo per vedere come, che impressione gli facevano i nostri antenati di 1000 anni fa? Ecco, chi sono questi bizantini? Sono gli antichi romani dell'impero romano d'Oriente. L'impero bizantino non è nient'altro che l'impero romano d'Oriente. Ricordate che l'impero romano era diviso in due parti, una occidente che parlava latino e una oriente che parlava greco. Ricordate anche che a un certo punto arrivano, anche lì sarebbe un discorso complicato, ma diciamo fra virgolette le invasioni barbariche, e l'impero romano crolla. Momento, crolla l'impero romano d'Occidente e lascia il posto a questi regni dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, da cui tutti noi in qualche modo discendiamo. Però l'impero romano d'Oriente non è mica crollato. Un impero in origine immenso che comprendeva i Balcani, la Grecia, tutta l'attuale Turchia, tutto l'attuale Medio Oriente, l'Egitto, si estendeva fino alla Persia, fino alla Mesopotamia. Questo impero non è mica crollato, è rimasto. Questi continuavano a chiamare se stessi romani, continueranno ostinatamente a chiamare se stessi romani in greco per altri 1000 anni. Però sono dei romani d'Oriente che il latino non lo parlano più, che parlano solo greco ormai, e che si sentono molto lontani dagli occidentali, eredi di Roma questi occidentali, ma eredi dei barbari. Infatti Anna Comnena lo dice chiaramente, questi sono i barbari dell'Occidente, i veri eredi della tradizione culturale antica siamo noi,
Loro non chiamano mica se stessi bizantini, quella è un'invenzione di noi occidentali per far finta che siano gente un po' strana, per dimenticarci che sono gli antichi greci e gli antichi romani, o meglio gli eredi degli antichi greci e degli antichi romani. Questo impero, un paio di cose vale la pena di dirle, è un impero però multietnico. Di lingua greca, di cultura greca, di tradizione politica romana, vige il diritto di Giustiniano, però è multietnico perché assorbe gente da tutte le parti, persiani, armeni, da tutte le parti, da Oriente soprattutto. Assumono anche vichinghi per la guardia del corpo dell'imperatore, va detto. Però a livello di generali e di ministri e di intellettuali vengono fuori da tutti i popoli d'Oriente. Un impero multietnico tenuto insieme però da una fortissima ideologia imperiale e cristiana, perché loro naturalmente sono cristiani. E la loro è la chiesa che noi chiamiamo ortodossa, la chiesa che prega in greco anziché in latino, che legge i Vangeli nell'originale greco anziché in traduzione latina, e che pian piano rispetto alla chiesa latina si va allontanando, o meglio le due si vanno allontanando, vanno divergendo, si capiscono sempre meno, però sempre sono cristiani naturalmente. Dirò ancora un'ultimissima cosa per ambientare questa testimone che stiamo per citare, Anna Comnena. Questo impero bizantino è un grande impero centralizzato con un sovrano autocratico che è l'imperatore romano, lo potete immaginare, insomma, no? Si considera padrone del mondo, ha una fortissima ideologia statalista e centralista. È un impero dove l'imperatore comanda tutto e dove l'economia è subordinata rigidamente alla volontà del governo, dove non c'è quasi commercio libero ma soltanto commercio statalizzato, dove si pagano moltissime tasse e gli intellettuali dicono bisogna far pagare le tasse perché non ci siano troppi ricchi e troppi poveri. Insomma, uno straordinario impero che nei secoli delle crociate viene divorato e fatto a pezzi dagli occidentali, i quali invece hanno il capitalismo, ci sono i veneziani, i genovesi, mercanti spregiudicati, libera iniziativa, libera impresa. Sto usando una terminologia anacronistica, starà pensando qualcuno, è la terminologia che usano i miei colleghi bizantinisti ormai, perché più si va a fondo e più si vede che questo impero, appunto centralizzato, monolitico, poco attrezzato da certi punti di vista, è stato letteralmente spolpato dai mercanti occidentali e dai crociati, naturalmente, dai guerrieri occidentali. Ora, questo è il mondo in cui vive la principessa Anna Comnena. E questo è il mondo in cui arrivano a piedi dal nord, a un certo punto, le bande dei crociati. Prima le bande disorganizzate di Pietro l'Eremita, dei poveri che sono partiti un po' a casaccio senza aspettare che i principi si organizzassero, e poi pian piano gli eserciti dei principi. Ricordate, perché lo abbiamo accennato, che la prima crociata è una crociata in qualche modo acefala, non parte nessun re europeo, i re sono molto deboli in quel momento, partono tanti principi, tanti conti o duchi. Anna Comnena, per semplificare, richiama i conti, ecco. Goffredo di Buglione, il conte di Tolosa, Boemondo d'Altavilla e tanti altri che io non enumero. Anche Anna Comnena non li enumera, a un certo punto comincia a dire è arrivato questo, quell'altro, poi non ce la fa più, dice erano numerosi come le foglie e i fiori della primavera, parentesi, per citare Omero, perché è un verso omerico effettivamente, e poi dice sì, mi piacerebbe menzionare tutti i loro capi, ma preferisco non farlo. Le parole mi mancano, intanto perché i nomi sono impronunciabili. Questi parlano delle lingue barbariche che io francamente non riesco a trascrivere. E poi sono troppi. E si capisce, quello è un impero autocratico dove c'è l'imperatore e basta. L'Occidente è nel momento più acuto della dissoluzione feudale, in cui è pieno di piccoli signori locali o principi, ciascuno dei quali la fa da padrone a casa sua. E quindi questo esercito rappresenta una società che è veramente l'opposto rispetto a quello a cui i bizantini sono abituati. E dunque, Anna Comnena li vede arrivare, prima arrivano le voci dai confini, che nel lontano occidente si sono smossi, sono partiti da casa, poi arrivano davvero. E Anna dice in realtà le voci non lasciavano mica capire l'entità del fenomeno, erano molti di più di quelli che si era detto all'inizio, e in generale l'evento fu molto più terribile e gravido di conseguenze di quello che ci aspettavamo. Cito: perché l'intero Occidente e tutti i barbari che vivevano fra l'Adriatico e le colonne d'Ercole migrarono in massa verso l'Asia.
esagero un po', naturalmente, non sono partiti tutti, però questa sensazione che fossero masse enormi di gente, evidentemente a Costantinopoli l'hanno avuta. Ora notate che il rapporto fra l'impero di Costantinopoli, l'impero bizantino, e i crociati è un rapporto ambiguo fin dall'inizio. Io questo non l'ho detto forse nella prima lezione, quando ho tratteggiato i caratteri complessivi del fenomeno crociato, potevo dirlo allora, lo diciamo adesso. Quando il Papa Urbano chiama i fedeli alla crociata e dice che bisogna andare a liberare Gerusalemme per aprire la strada ai pellegrini che altrimenti sono tartassati, perché nel mondo islamico sono venuti fuori questi turchi che sono tribù nuove che hanno preso il potere nel mondo musulmano, sono più cattivi degli arabi, sono più barbari degli arabi, sono più pericolosi anche, e Urbano II dice anche stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente. È un raro momento, raro perché reciprocamente non si vogliono bene negli uni negli altri, ma è un raro momento di solidarietà che dimostra la Chiesa di Roma nei confronti, in quell'epoca, nei confronti dei cristiani d'Oriente. Sono proprio tirati in ballo espressamente dal Papa come uno dei motivi per cui bisogna partire, perché il mondo islamico è in fermento e oltre a tormentare i pellegrini che vanno a Gerusalemme, stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente, e cioè l'impero bizantino. Quindi tutta questa gente che parte ha sentito vagamente dire dai predicatori che in Oriente ci sono i nostri confratelli cristiani e che bisogna aiutarli. E l'imperatore d'Oriente, l'imperatore bizantino a Costantinopoli, riceve delle lettere che gli dicono: guarda che stanno arrivando, il tale principe, il tale altro sono partiti e bisogna accoglierli, bisogna organizzarsi un po'. E i bizantini sono divisi fra il dire: ma forse questa gente potremmo usarla tutto sommato. Forse se davvero vanno a aggredire i turchi, per noi va bene, perché è vero che la pressione turca si stava facendo sentire non poco sull'impero bizantino. Però al tempo stesso l'idea di vedere arrivare questa enorme marea di barbari, come li pensano loro, cristiani anche loro, ma cristiani in tutt'altro modo, con cui non ci si capisce. Ecco, una delle prime cose che deve fare l'imperatore Alessio è cercare gli interpreti. Gente che sappia almeno il latino. Se poi sanno queste lingue barbare che parlano quelli lì, il francese antico o il genovese, meglio, però senza interpreti non ci si capisce neanche con loro. Poi bisogna reclutare delle truppe che li scortino. Per tutto il percorso che fanno attraverso l'impero bizantino, i crociati vengono scortati per la loro sicurezza, si intende. Però più gente c'è a scortarli, meglio è. E comunque gli incidenti sono continui. Perché tutta questa marea di gente, sì, hai un bel dirgli, guarda che sono cristiani anche loro. Cristiani d'Oriente, agli occhi degli occidentali, sono gente strana. Fanno molta fatica ad ammettere che non sono quelli i nemici, che bisogna andare ancora un po' più avanti, i veri nemici sono un po' più in là, i turchi. Quindi l'attraversamento dell'impero bizantino da parte dei crociati è questo momento appunto estremamente ambiguo in cui in teoria si è alleati. In realtà ci si vuole poco bene, ci si sospetta a vicenda, e i bizantini tirano un grande respiro di sollievo quando finalmente i crociati passano oltre, solo che non finiscono mai perché ne arrivano altri. Dopo Pietro l'Eremita arrivano i principi e poi ancora altri principi, poi i rinforzi, e quindi per anni l'impero bizantino deve fare i conti con questa gente che passa. E chi sono? Che tipi sono costoro? Anna Comnena riconosce che hanno delle motivazioni ideali molti di loro, non tanto i capi, la massa. Anna Comnena sa la storia, ha sentito dire che il Papa ha predicato la crociata, e dice, cito testualmente: sorprendentemente ebbe successo. Ai bizantini questa cosa della crociata, che è una novità, lo sapete, ecco, a loro sembra veramente una cosa bizzarra, però si sa, gli occidentali sono fatti a loro modo, vedremo subito come sono fatti secondo i bizantini, e dunque ha avuto successo questa idea. Partono in massa, pieni di ardore e di entusiasmo, affollavano tutte le strade, guerrieri, civili, le famiglie, le donne, più numerosi dei granelli di sabbia del mare o delle stelle del cielo, portando rami di palma, che è il tipico simbolo del pellegrino, e croci sulle spalle, che invece è la novità, che rappresenta il nuovo impegno di aprirsi la strada, se necessario combattendo, fino alla liberazione del sepolcro. Ecco, Anna Comnena dice questa cosa, cito: la gente semplice era mossa con assoluta sincerità dal desiderio di pregare sul sepolcro di Nostro Signore e visitare i luoghi santi.
Nella massa lei lo coglie, questo fermento di gente che non ha niente da perdere, ma che va per motivi veramente religiosi. Quanto ai capi, lei invece ha i suoi dubbi. I capi sono quelli che ha conosciuto meglio, fra l'altro. Li avevano a palazzo tutti i momenti. Anzi, come vedremo, non riuscivano a liberarsene. I capi li ha conosciuti bene e questi, dice, questi qua volevano soltanto arraffare, in realtà. Dopodiché, naturalmente, Anna Comnena, esponente appunto di una civiltà raffinata, si trova a avere a che fare con questi che considera dei barbari, cosa fa? Generalizza. Comincia a dare dei giudizi generali su questi che io, in mancanza di meglio, continuo a chiamare gli occidentali. Lei come li chiama? Anche lei ha i suoi problemi. Ogni tanto i latini, quando pensa soprattutto alla differenza religiosa, ma in realtà il termine che usa di più, che vi sorprenderà magari, è i celti. Come mai li chiama celti? È semplice, perché sono quasi tutti francesi i crociati della prima crociata. Da dove vengono? Dalla Gallia. Cosa dicono gli autori antichi? Che Anna Comnena conosce benissimo, ce l'ha in biblioteca. Chi abita la Gallia? I Celti. Quindi, Celtai. Goffredo di Buglione è un Celta. Ora, quali caratteristiche hanno i Celti che lei ha conosciuto bene? Ambiziosissimi. Ogni Celta desidera sorpassare i suoi pari. Tutti questi capi sono tutti uguali, innumerevoli, no? Non hanno un re. Ciascuno capo è deciso a farsi valere, a far vedere che è più bravo degli altri e ad arraffare più degli altri. Come razza sono avidissimi, sono teste calde, non come noi che siamo intellettuali con un'antichissima civiltà alle spalle. Vedete come si generalizza alla grande proprio, eh? Lei ci crede in pieno a queste generalizzazioni. Noi siamo gente razionale, questi sono barbari e quindi, come tutti gli antichi romani e gli antichi greci, anche Anna Comnena è convinta che i barbari hanno certe caratteristiche e sono quelle. Come sono i barbari? Irrazionali, passionali, certo, sono partiti da casa per questa bizzarria di andare a liberare il Santo Sepolcro, figurati, tutto dimostrato. È vero che i barbari sono così. La razza latina dimostra sempre un'eccezionale avidità di ricchezza, ma quando si mette in movimento per invadere un paese non la trattengono né la ragione né la forza. Dopodiché questi sono anche dei grandi guerrieri, però. Mica per niente la prima crociata trionfa e arrivano a conquistare Gerusalemme, perché è vero che allora gli occidentali erano un po' più avanti degli altri dal punto di vista militare, tecnologie militari, tattica. La cavalleria occidentale come armamento e modo di combattere effettivamente si rivela assolutamente superiore a qualunque cosa che i bizantini o i turchi siano in grado di mettere in campo in quel momento. Questo lo riconoscono tutti, lo dice Anna Comnena almeno 3 volte, usa l'aggettivo irresistibile. Quando partono, caricano a cavallo tutti insieme, coperti di ferro, con le lance, sono irresistibili, sfonderebbero anche le mura di Babilonia. Però certo, sono sempre barbari irrazionali, non ragionano. Se resisti alla prima carica, un generale intelligente è in grado di trovare i trucchi, le arti. Loro non studiano, sono barbari, e invece un generale che ha studiato è in grado di sconfiggerli. Queste cose le penserà anche il Saladino qualche anno dopo. Quali altre caratteristiche hanno questi barbari? Sono maleducati. Sono maleducati e loquacissimi, non sanno come ci si comporta dall'imperatore. E naturalmente, perché questi sono grandi feudatari abituati a non riconoscere niente sopra di sé. Sì, quando va bene prestano omaggio a un re o a un imperatore a casa loro, ma è una formalità. In realtà questi grandi capi si considerano dei sovrani indipendenti. Non sanno stare alla corte di un imperatore romano. Succedono scene da far rizzare i capelli in testa. L'imperatore è paziente, perché se anche volesse, ormai che c'è questa massa di gente che arriva, non riuscirebbe mica a fermarla con la forza. Quindi è meglio accoglierli bene e lasciarli passare. Gli tocca ricevere tutti i capi che arrivano. E questi capi, tutti sono capi. Arriva uno con 20 cavalieri ed è un capo, bisogna ricevere anche lui. Quindi a palazzo ce ne sono continuamente. Si portano tutti gli amici che vogliono. Attaccano a parlare davanti all'imperatore, dice Anna, e non fanno come gli oratori dell'antichità che si mettevano la clessidra e quando era finita la clessidra finiva anche il discorso, perché i Celti sono loquaci per natura, gli piace ascoltarsi, non sanno mai smettere, e l'imperatore stava in trono dimostrando un'immensa pazienza ad ascoltare tutti gli infiniti discorsi di questi capi. E quando sta in trono va ancora bene, perché una volta che non era in trono, questi sono entrati nella sala del trono e uno si è seduto sul trono.
e sono arrivati gli eunuchi imperiali a spiegargli che non si poteva, e questo a momenti tirava fuori la spada. Poi per fortuna i suoi amici gli hanno spiegato che alla corte del Basileus, dell'imperatore d'Oriente, solo l'imperatore si può sedere, gli altri stanno in piedi. E questo qua se n'è andato brontolando qualcosa nella sua lingua, e poi Anna se l'è fatto tradurre. Cosa diceva? Diceva che rozzo, sta seduto solo lui in mezzo a tutti questi nobili signori. Ecco, dove si vede bene di nuovo appunto il contrasto fra l'ideologia bizantina del potere autocratico e l'ideologia feudale, per cui tutti i capi sono pari e tutti si siedono se necessario. Poi Anna è colpita anche da, per esempio, dal clero latino. Certo, lei lo vede in azione durante la crociata, non vede gli esempi forse migliori, però vede, o le raccontano, di preti che seguono l'esercito crociato e portano anche loro le armi. Sarebbe proibito, anche in Occidente è proibito, i canoni della Chiesa lo proibiscono, però noi sappiamo che in realtà in questi secoli, in cui il mondo occidentale è dominato da una casta di guerrieri, di cavalieri che combattono, che per definizione riconoscono i valori più alti nel saper combattere, essere coraggiosi e così via, bene, anche il clero, che in fondo è reclutato nella stessa aristocrazia cavalleresca, anche il clero spesso combatte, noi questo lo sappiamo, ci sono tantissimi esempi. Anna generalizza un po'. I latini non ci badano mica a queste sottigliezze, non ci arrivano mica. Noi, i nostri preti, non ci sogneremmo mai di farli combattere. Noi rispettiamo i canoni, noi rispettiamo l'insegnamento del Vangelo. Ma, cito, il barbaro latino è capace allo stesso tempo di maneggiare oggetti sacri, imbracciare lo scudo col braccio sinistro e impugnare la lancia con la destra. Lo stesso prete che comunica il corpo e il sangue della divinità partecipa, o almeno assiste, ai massacri in battaglia. Così la razza, grande parola, quando si vuol generalizzare si cade lì, così la razza è altrettanto devota alla religione e alla guerra. Diversi comunque da noi romani, evidentemente, agli occhi di Anna. E però, per chiudere con Anna Comnena, a un certo punto si viene fuori con una frase, una sola frase, che ci apre tutto un altro squarcio su come questi bizantini potevano guardare ai capi crociati e ai loro cavalieri. Perché Anna, appunto, riassumiamolo, è una principessa porfirogenita nata nella porpora, erede di una grandissima cultura, di una grandissima civiltà, legge Euripide, è un intellettuale, è una donna. Questi rozzi che arrivano a cavallo impugnando la lancia non la seducono particolarmente. Ma suo padre, che era un guerriero anche lui e che nel governare l'impero sapeva quanto fosse importante anche saper combattere e che apprezzava anche altre qualità, quindi la forza fisica, il valore, il coraggio, la lealtà, eccetera, e che a un certo punto Anna Comnena si lascia scappare che suo padre invece una certa ammirazione per questi ce l'aveva. Come? È un episodio. Sono caduti prigionieri alcuni di questi capi crociati, prigionieri dei turchi, e il Basileus Alessio Comneno è esterrefatto e angosciatissimo all'idea che questi capi siano caduti prigionieri. E dice Anna: per lui questi uomini, nel fiore degli anni, al colmo della loro forza, di nobile lignaggio, sembravano rivaleggiare con gli eroi dell'antichità. Ecco, nel mondo bizantino, che dal punto di vista appunto della costruzione di una cultura cavalleresca e guerriera è più indietro rispetto a quello occidentale, io me lo immagino, insomma, Alessio che ha sentito leggere tante volte di Achille, di Aiace, eccetera, e nel suo mondo civilizzato non c'è niente di paragonabile, e invece vedendo questi ce li ritrova. Bene, dopo aver attraversato l'impero bizantino, come sapete, i crociati cominciano a entrare in contatto con i musulmani, e entrano a contatto con un mondo musulmano dove, come abbiamo accennato, i gruppi dirigenti non sono più arabi, ma sono turchi. Gli arabi sono quelli che hanno fatto le grandi conquiste dopo che Maometto ha predicato la fede islamica. Gli arabi sono quelli che nel VII secolo hanno conquistato tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, la Spagna. Hanno fondato una civiltà che continuerà a parlare arabo, naturalmente, così come il Corano è in arabo. Però all'interno di questo mondo musulmano, da un po' di tempo, quando parte la prima crociata, da un po' di tempo sono arrivati anche popoli diversi, popoli nuovi che vengono dall'Asia, i turchi.
turchi non sono arabi per niente, parlano una lingua che non c'entra niente con l'arabo, però si convertono all'Islam e conquistano un po' tutto il mondo musulmano. Lo conquistano, vuol dire che un po' dappertutto il sultano, gli emiri, i capi locali, i guerrieri sono normalmente turchi o curdi, qualche volta come il Saladino che era curdo, ecco. Ora, in questo mondo di cultura araba, dove l'arabo resta la lingua della religione, della politica e così via, ma dove le élite militari sono turche, ecco, questo mondo è più attrezzato rispetto a quello bizantino per capire i crociati. Ci sono più somiglianze in realtà. Anche questo è un mondo governato da un'élite di guerrieri con valori militari, cavallereschi, che apprezzano molto i bei cavalli, le belle armi, il coraggio in guerra. Anche questo è un mondo feudale, se vogliamo, perché con le invasioni turche l'impero arabo si è frantumato, il califfo a Baghdad conta pochissimo ormai. Ci sono appunto un sultano turco, che però conta abbastanza poco anche lui, e tanti emiri locali, è anche per quello che la prima crociata vince, perché incontra un mondo islamico diviso fra tanti principati separati, spesso in guerra fra loro. Ecco, però questo vuol dire appunto una mentalità feudale, se vogliamo, se mi passate la semplificazione, che fa sì che in fondo i turchi non sono poi così diversi dai guerrieri occidentali. Quando si incontrano, lo vedremo più avanti, c'è anche qualcosa di un elemento di riconoscimento. Come reagiscono dunque i musulmani all'arrivo dei crociati e che impressione gli fanno? Diciamo alcune cose molto generali. Non riescono assolutamente a convincersi che vengano per motivi ideali. Questi sono venuti a invadere, a portarci via casa nostra e sono, come dicono anche i bizantini, la razza più avida che si sia mai vista. Sono molto bravi in guerra. Questo i musulmani lo riconoscono tranquillamente, non c'è niente da fare. Quella tal carica della loro cavalleria è veramente irresistibile. E insomma, i capi che riescono a dimostrare di tenere testa ai cristiani, ai crociati, ai franchi, come dicono di solito gli arabi, sono veramente quelli più bravi. Dopodiché, dopo il successo della prima crociata e la fondazione del Regno di Gerusalemme, comincia un'epoca di guerriglia continua, di scontri, di conflitti, ma anche di incontri, di tregue, di negoziati, di commerci, come è inevitabile. Il Regno di Gerusalemme, il Regno crociato, non dura due secoli, sia pure in un continuo conflitto con il mondo musulmano, senza che ci siano anche innumerevoli momenti di incontro, di dialogo, è una grossa parola. Loro non l'avrebbero apprezzata, secondo me. Però comunque, momenti in cui si è costretti a negoziare, momenti in cui un singolo emiro non ha più voglia di fare la jihad e preferisce mettersi d'accordo col singolo principe cristiano suo confinante. Momenti del genere ce ne sono tanti, e noi abbiamo la fortuna che uno di questi piccoli principi turchi, l'emiro di Shaisar, Cesarea, in Siria, ha scritto un libro in cui racconta un sacco di aneddoti della sua esperienza personale di principe locale musulmano che ha molto combattuto contro i crociati, però ha anche molto negoziato e trattato con loro. Questo signore si chiama Usama, la grafia è consueta con la U, ma è ovviamente lo stesso nome islamico ben più noto oggi grazie a un altro signore, Osama. Questo si chiama Usama ibn Munkid, e io vi citerò, vi leggerò o vi racconterò, a seconda dei momenti, alcuni brani dal suo libro che tracciano appunto un percorso nell'esame, nell'osservazione di questa strana gente che sono i franchi. I franchi sono strana gente, questo non c'è dubbio. Sono rozzi e ignoranti, anche i turchi su questo non fanno nessuna difficoltà. Però ci sono anche gli esempi di questa loro rozzezza e ignoranza. Per esempio, la pratica della medicina presso i crociati. Io so benissimo che in genere è meglio raccontare le storie anziché leggerle, però vorrei anche farvi cogliere in qualche modo lo stile di questo autore che scrive in arabo, che qui è tradotto in italiano naturalmente, queste cose. Quindi comincerei a provare a leggere uno di questi brani, un pezzo almeno, e lo commentiamo poi. Racconta dunque Usama che un certo signore cristiano aveva chiesto a lui di mandargli un medico, perché
c'erano dei malati e questo, i cristiani non riuscivano a curarli, e quindi in un momento di tregua chiedono all'emiro musulmano di mandargli un medico, e l'emiro manda un medico cristiano a nome Tabit. Momento, cristiano, certo, cristiano, un arabo cristiano, perché nel mondo musulmano ci sono un sacco di ebrei, di cristiani e così via, però è un arabo di cultura araba. Questi, il medico, dopo nemmeno 10 giorni fu di ritorno. Noi gli dicemmo: hai fatto presto a curare quei malati. Ed egli raccontò: mi presentarono un cavaliere che aveva un ascesso alla gamba e una donna afflitta da una consunzione. Feci un impiastro al cavaliere e l'ascesso si aprì e migliorò. Prescrissi una dieta alla donna, rinfrescandone il temperamento. Quando ecco arrivare un medico franco, che disse: costui non sa affatto curarli. E rivolto al cavaliere gli domandò: cosa preferisci, vivere con una gamba sola o morire con due gambe? E avendo quello risposto che preferiva vivere con una sola gamba, ordinò: conducetemi un cavaliere gagliardo e un ascia tagliente. Vennero cavaliere ed ascia, ed io, è sempre il medico arabo che racconta, ed io ero lì presente. Colui adagiò la gamba su un ceppo di legno e disse al cavaliere: dagli giù un gran colpo di ascia che la tronchi netto. E quegli sotto i miei occhi la colpì d'un primo colpo, e non essendosi troncata, d'un secondo colpo. Il midollo della gamba schizzò via e il paziente morì all'istante. Esaminata quindi la donna, disse, questa era quella che soffriva di consunzione: costei ha un demonio nel capo che si è innamorato di lei. Tagliatele i capelli. Glieli tagliarono, e quella tornò a mangiare dei loro cibi, aglio e senape, per cui la malattia le aumentò. Il diavolo è entrato nella sua testa, sentenziò colui, e preso il rasoio le aprì la testa a croce, asportandone il cervello sino a fare apparire l'osso del capo, che colui strofinò col sale, e la donna all'istante morì. A questo punto io domandai: avete più bisogno di me? Risposero di no, e io me ne venni via, dopo aver imparato della loro medicina quel che prima ignoravo. Dopodiché proviamo a ribaltare però anche la frittata, perché è chiaro che il nostro Tabit arabo cristiano ha alle spalle una cultura medica raffinatissima, che è quella greca, naturalmente, perché gli arabi hanno gli autori greci, li leggono, li usano, quindi è una medicina fondata, insomma, sulla concezione degli umori, dell'equilibrio degli umori, e quella stessa medicina che sarà poi riscoperta in Occidente più tardi e che sarà praticata nel Rinascimento, nell'età moderna, anche in Europa. Che è una medicina che si basa su una traduzione culturale raffinatissima, ed è peraltro una medicina completamente inefficace, perché la teoria degli umori non ha il minimo fondamento scientifico, e quindi nessun medico antico o del Rinascimento ha mai curato nessuno, se non per caso, seguendo quei precetti. Certo che suona molto più raffinata rispetto alla chirurgia degli occidentali. E tuttavia, quando dico chirurgia, non esagero, perché questa operazione di, come dire, trapanazione del cranio, descritta così, fa un po' impressione. Però noi sappiamo che in quei secoli in Occidente si comincia davvero a studiare la possibilità di trapanare il cranio in certi casi e di guarire delle persone da traumi cranici in quel modo. In altre parole, se volessimo, forzando un po' le cose ma neanche troppo, rivoltare la frittata, noi potremmo quasi dire che quei disgraziati cristiani che non sanno curare se non tagliando e segando, siamo ancora noi, che infatti quali malattie guariamo? Quelle dove è possibile tagliare, segare, cucire, eccetera. E in qualche modo noi vediamo davvero, insomma, un elemento della civiltà occidentale che già sta prendendo piede in quel momento. Oltre che barbari, i cristiani occidentali, i franchi, hanno una caratteristica che è assolutamente sorprendente agli occhi dell'emiro Usama. Non hanno nessuna gelosia delle loro donne. Trattano le loro donne con una libertà assolutamente scandalosa e vergognosa. Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi, l'altro, prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare, e se la fa troppo lunga
la lascia col suo interlocutore e se ne va. Uno si immagina gli amici di Usama che sentono raccontare queste cose. Che gente che sono questi franchi che si portano le donne per strada e poi le lasciano con l'amico incontrato. Una mia diretta esperienza in proposito è questa. Quando venni a Nablus, stavo in una casa che serviva da albergo con finestre che si aprivano sulla strada. Dall'altra parte della via c'era la casa di un franco che vendeva il vino per conto dei mercanti. Seguono tre righe che non sono necessarie per capire la storia, ma secondo me vanno lette lo stesso. Questo franco prendeva una bottiglia di vino e gli faceva pubblicità, annunciando: il tale mercante ha aperto una botte di questo vino. Chi ne volesse acquistare si trova nella tale via e io gli farò assaggiare il vino che è in questa bottiglia. Ricordate quando vi dicevo che i mercanti italiani si mangiano l'impero bizantino come se niente fosse? Ecco, c'è già una capacità comunque capitalistica di gestire gli affari che arriva fino alla pubblicità. Ora, questo mercante è il protagonista dell'aneddoto. Ora costui, racconta Usama, venuto un giorno a casa sua, trovò un uomo con sua moglie nel letto. Gli domandò: cos'è che ti ha fatto venire qui da mia moglie? Ero stanco, rispose colui, e sono entrato qui a riposarmi. E com'è che sei entrato nel mio letto? Ho trovato un letto fatto e mi sono messo a dormire. E questa donna dorme con te? E il letto è suo, rispose. Non potevo mica impedirle di entrare nel suo letto. A fe mia, concluse il primo, se lo fai un'altra volta litigheremo. E questa fu tutta la sua reazione e il massimo sfogo della sua gelosia. Anche qui uno si immagina i lettori musulmani che sghignazzano ovviamente alla grande. È anche lecito chiedersi se una storia del genere abbia mai potuto succedere. È improbabile ovviamente, per quanto liberali potessero essere i costumi dei nostri antenati, certamente non reagivano così quando trovavano la moglie a letto con un altro. Ma al musulmano piace molto invece immaginarla così. E d'altra parte è vero che evidentemente, anche se queste storie non sono realistiche, però fanno un po' parte dell'immaginario medievale nostro, perché in Boccaccio di storie così ne troviamo finché vogliamo. Questo fatto comunque che i franchi non sono gelosi delle loro donne è una cosa che comunque colpisce talmente tanto Usama che ci torna sopra, e ci torna sopra con un altro aneddoto scabroso. No, non è scabroso, lo racconto, e non è scabroso per niente. Un altro caso consimile è questo, narratoci da un bagnino di Marra a nome Salim, che stava in un bagno di mio padre, dice Usama. Un bagno, cioè un bagno turco, un bagno, le terme, uno stabilimento, no? Un principe ne può possedere, avere dei bagnini che lavorano per lui. Questo poi si mette in proprio. Apersi un bagno a Marra, disse costui, per guadagnarmici la vita. Entrò nel locale un cavaliere dei franchi. Già, perché naturalmente i crociati arrivati in Oriente trovano anche questa delizia che da loro non si usa più tanto, il bagno turco. Non che i bagni fossero scomparsi in Occidente come si ama credere, non è vero, c'era una certa tradizione, però l'impianto termale, ecco, al modo romano antico in Occidente non c'era più tanto. Invece, ovviamente, nel Medio Oriente lo trovano. E vediamo subito che i crociati sono grandi frequentatori di questi bagni turchi, che trovano luoghi piacevolissimi. Entrò nel locale un cavaliere dei franchi, ai quali non piace cingersi un panno alla vita nel bagno. Io la prima volta che ho letto questa cosa sono rimasto strabiliato, perché quale autore cristiano di quest'epoca, oltretutto sono quasi tutti monaci, ci racconta che quando i cavalieri facevano il bagno lo facevano nudi? E invece qui è testuale, si sa che a loro piace fare il bagno nudi. E poi questo, sono gente un po' rozza questi franchi, gioco di mano, gioco di villano, allunga la mano e strappa l'asciugamano anche alla vita del bagnino. Così mi vide che da poco mi ero rasa la zona del pube. Salim, esclamò. Mi avvicinai a lui ed egli stesa la mano. Salim, disse, magnifico, a fe mia fai anche a me questo servizio, e si distese supino sul dorso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasi ed egli, passatavi sulla mano, lo trovò bello liscio e riprese: Salim, a fe mia, fai lo stesso alla dama. E dama, commenta Usama, che chiaramente usa una parola proprio sentita, il francese antico, dam,
E dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie. La dama viene, viene rasata anche lei, il bagnino viene ricompensato largamente, il cavaliere è contentissimo. Ma quello che è affascinante è la conclusione di Usama dopo aver raccontato questa storia. Guardate un po' che contraddizione. Non hanno gelosia né senso d'onore, che lui evidentemente non riesce a separare dalla gelosia. Un uomo che non tiene ben custodita sua moglie non può avere onore, e al tempo stesso hanno tanto coraggio, che non nasce di solito se non dal senso dell'onore e dal disdegno per ogni cosa malfatta. Ecco, qui si vede davvero lo scontro di civiltà, se volete, no? Cioè come uno che sta chiuso dentro i valori della sua civiltà non riesce a interpretare il comportamento degli altri. Non gli funziona. Il fatto che questi siano al tempo stesso così privi di gelosia maritale e così coraggiosi in guerra è una cosa che li rende incomprensibili. Scusate, però solo accendere questa lucina. Ecco. Non tutti i franchi sono uguali, però. Grazie, scusate. Non tutti i franchi sono uguali. E Usama, anzi, è molto chiaro sul fatto che appena arrivati sono i peggiori, quelli appena arrivati. Ma quando è un po' che sono arrivati, che hanno imparato a conoscere le usanze del posto, migliorano molto. Quelli che sono qui da sempre, spesso sono persone di cui ci si può fidare. I migliori di tutti, e questo vi sorprenderà come ha sorpreso me la prima volta che l'ho letto, i migliori di tutti sono i Templari. Come, i Templari non sono quelli che hanno fatto voto appunto di combattere, hanno creato un ordine monastico apposta per poter combattere? Sì, però intanto sono gente che passa tutta la vita in Terra Santa e che certo la passano a combattere metà del tempo e l'altra metà a negoziare, come si fa sempre. Quindi sono quelli che hanno più esperienza, sono più capaci di stare con i capi musulmani e apprezzano di più i loro modi di fare, non si stupiscono, mentre quelli appena arrivati dall'Europa sono proprio insostenibili. Racconta Usama, un tratto della rozzezza dei franchi, Dio li confonda, in buono stile arabo classico è bene quando si parla dei miscredenti aggiungere esortazioni di questo tipo, un tratto della rozzezza dei franchi, Dio li confonda, è questo: quando visitai Gerusalemme, io solevo entrare nella moschea Al-Aqsa. Dunque in questo momento Gerusalemme è in mano crociata, è la capitale del regno, Saladino non l'ha ancora riconquistata. Tuttavia, noi apprendiamo qui, e già è una cosa che in Europa non si sarebbe fatta, e invece a Gerusalemme i musulmani entrano e vanno a pregare in moschea. La moschea c'è ancora. Solo di fianco alla moschea i franchi hanno costruito una chiesa. E dunque Usama entra nella moschea Al-Aqsa, che è gestita proprio dai Templari. Lui dice addirittura i miei amici Templari. E dice loro mi lasciavano pregare tranquillamente nella moschea, in un angolino della moschea. Un giorno entrai, dissi la formula Allah Akbar, Dio è grande, stava per cominciare a pregare, rivolto verso la Mecca naturalmente. Arriva un franco, si precipita verso di lui e a forza lo sposta in modo che guardi verso Oriente, perché nel Medioevo da noi si dava per scontato che quando si prega ci si deve rivolgere a Oriente. E questa era una cosa così interiorizzata, così fortemente interiorizzata dalla gente, che vedere uno che prega non rivolto a Oriente sembra uno scandalo. Lo volta a forza verso Oriente dicendo così si prega. Per fortuna arrivano i Templari che prendono l'energumeno e lo allontanano, e così Usama può continuare a pregare come vuole lui. Ma dopo un po' l'altro torna e vuole di nuovo costringerlo a voltarsi verso Oriente, e di nuovo i Templari intervennero, lo allontanarono e si scusarono con me dicendo è un forestiero, è arrivato in questi giorni dal paese dei Franchi e non ha mai visto nessuno a pregare fuorché col viso rivolto ad Oriente. Che si pregasse verso Oriente magari noi non lo sapevamo. Che nella concezione cristiana abbia un grande spazio, per esempio, Gesù, la figura di Gesù bambino in braccio a Maria, invece lo sappiamo tutti. Usama non lo sapeva, perché prima di incontrare i crociati non aveva la minima idea che ci fosse della gente che faceva delle immagini rappresentando una donna con un bambino e dicesse che quello lì era Gesù bambino, cioè Dio bambino. La volta che glielo spiegano c'è di nuovo lo shock culturale. Usama non riesce a credere a una cosa del genere. Arriva un franco,
a un ricevimento, no, non al ricevimento, scusate, sono alla moschea. Un grande emiro è andato a pregare alla moschea della Roccia. Siamo sempre in questa Gerusalemme multietnica e multireligiosa che i crociati, tutto sommato, lode a loro, erano riusciti a gestire. L'emiro va a pregare alla moschea, è un momento di tregua, evidentemente, e arriva uno e gli dice: vuoi vedere il Dio bambino? L'emiro, tutto sommato, dice: sì, va bene, andiamo a vedere il Dio bambino. E quegli ci precedette fino a mostrarci l'immagine di Maria col Messia piccolo in grembo. Questo, disse, è il Dio bambino. E Usama racconta questa cosa per far capire quanto sono incredibilmente superstiziosi questi cristiani, i quali pensano che Dio, il quale è inattingibile e non si può neanche raffigurare secondo l'Islam, addirittura invece si possa raffigurare come un bambino. E infatti conclude: ben più in alto è il Dio Altissimo da ciò che gli infedeli sostengono. Dopodiché, e su questo mi avvio a chiudere, anche in Usama scatta un po' quella stessa cosa che abbiamo visto con l'imperatore Alessio Comneno, cioè il dire: questi sono diversi, sono rozzi, sono barbari, però che belli che sono. Sui loro cavalli, in armatura, quando caricano tutti insieme sono irresistibili, sono così coraggiosi. E Usama lo dice, lo ripete più volte. E la cosa affascinante è che ha un terreno di conversazione comune con i suoi ospiti cristiani. Quando si trova presso un capo cristiano, spesso addirittura presso il re di Gerusalemme, il re Folco, successore di Goffredo di Buglione, ci sono vari momenti in cui discutono, hanno un terreno comune, di cavalli per esempio, di falconi, perché la caccia col falcone li appassiona tutti e sono tutti intenditori di queste cose, e in genere dell'andare a cavallo e del combattere a cavallo. Ora, gli occidentali sono tutti infatuati della cavalleria, nel senso proprio tecnico. Uno è stato addobbato cavaliere, c'è stata un'iniziazione, è una condizione anche giuridica essere cavaliere, sei migliore degli altri se sei un cavaliere. E questa cosa i musulmani non ce l'hanno, però apprezzano i bravi cavalieri, i bravi combattenti. E ci sono addirittura spesso degli equivoci su questo, perché succede che Usama, appunto, una volta è alla corte del re Folco a Gerusalemme e chiacchierano, e il re Folco gli dice: ah, mi congratulo perché ho saputo che sei cavaliere. E Usama dice: ma sì, sono un cavaliere al modo della nostra gente, perché lui lo intuisce che per i franchi essere cavalieri vuol dire qualcosa di più, no? Qualcosa di più complesso. Però anche qui c'è l'equivoco interculturale, che stavolta funziona in senso positivo. Il re pensa che questo principe bello, coraggioso, armato, eccetera, gli hanno detto che è un vero cavaliere anche lui. Su questa faccenda si specula moltissimo nella letteratura delle crociate, e io vorrei chiudere su questo perché è un bell'esempio di come, appunto, nonostante la feroce volontà di non capirsi e di massacrarsi a vicenda, poi a volte proprio attraverso l'equivoco trovassero per forza un terreno comune. Si ammirano molto le élite turche e le élite crociate. Quel tal cavaliere anonimo che scrive una storia della prima crociata, che ho già citato nei giorni scorsi, a un certo punto ha un'uscita sbalorditiva. Racconta di una battaglia, la prima battaglia sotto Antiochia, in cui i crociati hanno sconfitto i turchi a gran fatica, dopo aver pensato di essere già tutti persi. Poi invece ce la fanno, vincono, sconfiggono i turchi. E il cavaliere crociato dice: chi sarà mai così saggio e dotto da riuscire a descrivere la prudenza, le capacità militari e la forza dei turchi? Ci vorrebbe la penna di un altro, insomma, io non sono capace di dirlo, quanto sono in gamba questi turchi. Oh, i turchi combattono in un modo molto diverso dai cavalieri occidentali, combattono a cavallo ma con arco e frecce, non fanno la carica a sfondare con le lance, ma si tengono lontani, bersagliano il nemico con le frecce, gli saltellano intorno, si allontanano, poi tornano, tipico modo di combattere orientale. I crociati all'inizio lo disprezzano un po', però poi capiscono che funziona e come, e che ci vuole una bella abilità anche per fare questo. E infatti continua il nostro cavaliere crociato: loro, i turchi, credevano di spaventare la gente dei franchi con la minaccia delle loro frecce, come hanno spaventato gli arabi, i saraceni, gli armeni, i siriani e i greci, ma se a Dio piace non varranno mai tanto quanto i nostri. Ma comunque, e questo è il passo più sbalorditivo, dicono i turchi di essere della razza dei franchi e che nessun uomo per natura deve essere cavaliere se non i franchi e loro.
Quindi di nuovo c'è l'equivoco: essere cavaliere per il crociato vuol dire una cosa ben precisa, giuridica, essere stato addobbato cavaliere, essersi assunto certi impegni di vita, proteggere le vedove e gli orfani, eccetera. Ecco, i crociati ammirano talmente questi turchi che a un certo punto si convincono che anche loro, greci no, bizantini, ma i turchi sarebbero degni di essere cavalieri. E qui non lo cito più tutto, ma il nostro continua a dire che se solo questi turchi fossero cristiani, non ci sarebbe nessuno che gli possa tenere testa. E tale è l'ammirazione per questa gente che non si può fare a meno di tirarli dentro al nostro gruppo, alla nostra civiltà. Altrimenti non si capisce, altrimenti si fa come Usama che dice: non li capisco, non hanno nessun senso dell'onore, tuttavia sono così coraggiosi, mi arrendo, sono gente incomprensibile. Qualche volta i cristiani fanno qualcosa di diverso, e cioè dicono: sì, questi qua sono così bravi, ma perché in realtà sotto sotto sono dei nostri. Mi spiego meglio: già questo fatto che i turchi abbiano la stessa discendenza dei franchi è già rivelatore. Ma c'è in particolare una cosa su cui vorrei chiudere. L'uomo che i crociati incontrano dall'altra parte durante le crociate e che fra tutti ammirano di più, il Saladino, che è quello che gli ha dato anche più filo da torcere, effettivamente è quello che ha sbaragliato l'esercito del povero Guido di Lusignano presso il lago di Tiberiade, come raccontammo l'altro giorno, che ha riconquistato Gerusalemme. Il Saladino che è rimasto impresso nella memoria collettiva nostra, fino al feroce Saladino delle figurine perugine di tanti anni fa. Ecco, il Saladino, tutti gli scrittori delle crociate, gli autori di canzoni di gesta, lo ammirano enormemente e comincia subito dopo la sua morte a circolare in Occidente una serie di leggende, le quali leggende dicono che il Saladino è venuto segretamente in Europa, e si è fatto armare cavaliere. Quando era di là, durante le crociate, ha avuto una storia con Eleonora d'Aquitania. Qualcuno si ricorderà questa amazzone Eleonora d'Aquitania che accompagnò i crociati e che è passata anche lei alla leggenda. Meglio ancora, il Saladino in realtà era figlio di cristiani, poi è stato scambiato. Ecco, questo spiega come mai era così valoroso e così cavalleresco. Il Saladino, in punto di morte, indovinate un po' cosa ha fatto? Si è convertito al cristianesimo, naturalmente, ecco. E questo mi pare un bellissimo esempio di come, anche quando si è prigionieri dello scontro di civiltà e non si riesce a uscire dalla logica dei propri valori, però poi, quando si incontrano gli altri e si comincia a conoscerli, qualcosa va in crisi, insomma, si creano dei cortocircuiti in qualche modo. E su questo credo che potrei anche fermarmi. Grazie.